Buonasera, beati loro che vedono la ripresa, beati loro che vanno nei paesi arabi per promuovere l'economia, poi però hanno ministri come Zanonato che rimediano con i lavoratori certe figuracce che ora vedremo, ma tanto tra pochissimo noi saremo qua a discutere di politica, tutto quello che sta accadendo con Mughini, Santanchè, Taverna, Zamparini e tanti altri. Adesso ci vediamo la figura di Zanonato. Lei la scorsa settimana in un'intervista ha citato Agile come vertenza risolta. No. L'ha detto lei in trasmissione. L'ha detto lei in trasmissione, l'abbiamo sentito tutti. Io ero davanti al TV quando ho sentito. Non so neanche di cosa sta parlando. Quindi lei non sa quello che ha detto, non sa quello che ha detto nell'intervista della scorsa settimana. Mi faccia risentire l'intervista, no. Non mi risulta di averle detto una cosa. Stiamo costruendo un fatto sul nulla. Agile, non ho mai detto che è una vertenza risolta, mi faccia vedere dove l'ho detto. Me la faccia vedere. Guardi, ce l'ho qua. Questo è lei, giusto? Si riconosce? Sì. Di tutti i tavoli di crisi, quanti sono stati risolti da lei, Ministro? Di tutti i casi di crisi che si sono... Eccolo qua. Agile. Buonasera, benvenuti alla gabbia. Allora è stata una settimana ricca di polemiche, di parole eccessive. Facciamo così, partiamo con il servizio di Monica Raucci e poi daremo i voti a questa classe politica. Gli scontri della scorsa settimana a Montecitorio è questo: 40 parlamentari sospesi, una denuncia da parte di onorevoli del PD a un parlamentare grillino per insinuazioni di pratiche orali, una manata alla parlamentare grillina, 3 contusi vari. Poi si conta sul fronte 5 Stelle, una battuta sull'istuprabilità della Boldrini e una rivolta alla giornalista Daria Bignardi sulla parentela con un assassino, partorita quest'ultima da lui. Quella Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello, adesso portavoce dei 5 Stelle. È stato eliminato dopo le dichiarazioni. Comunque ora su Montecitorio regna un nuovo clima di pace. I 5 Stelle hanno un comportamento tra teppisti di strada. Grillo dice che c'è un colpo di Stato, ne sapete niente voi? Un colpo di Stato? Questo è un video girato da deputati 5 Stelle in Commissione Difesa. Poiché il nostro spirito è incompatibile con una direzione, con una gestione e con una votazione evidentemente dittatoriali, noi del Movimento 5 Stelle lasceremo la Commissione con grande gioia per tutti i deputati del PD. E anche la Boldrini ha trovato parole di concordia. Qualche decennio fa i consigli comunali venivano bloccati in questo modo, si intimidiva e si cercava di bloccare la democrazia. Credo che siano atti eversivi. Che lei ha detto che i grillini sono eversivi. Possiamo chiedere se l'utilizzo della tagliola è stato un atto democratico? Stiamo entrando per parlare con i ragazzi. Vorrei dare la mia solidarietà a Bignardi, Augias e Fazio perché è in corso un pestaggio mediatico. Queste dichiarazioni non perde il ruolo di garanzia. Più imparziale. Il Presidente della Camera dice che un partito ha preso atteggiamenti avversivi. Non perde il proprio ruolo di garanzia, di imparzialità. Poi ha attuato la tagliola che non è prevista dal regolamento della Camera. È ancora presidente di garanzia? Assolutamente sì. Assolutamente. Parole pesanti però contro un movimento politico, no? Assolutamente sì, quello che è successo è inqualificabile, la Boldrini ha ragione. Adesso vi chiedo scusa perché devo finire la telefonata. Chi è quel politico non eletto? Non eletto nel senso che non ha fatto le primarie, niente, che chiama la RAI per farsi intervistare. Non lo so, Grillo.
La Boldrini. Ecco il noto eversore. Crimi, una faccia da eversore, guarda. Vito Crimi, ragazzi, ricercato dalla polizia internazionale. Sì, mi stia lontana, perché sa, secondo la Boldrini siamo potenziali anche stupratori. Noto. Vorrei. Anche potenziali stupratori, cioè, anche potenziali stupratori. Oggi bisogna stare anche a una certa distanza. Dai, piuttosto, mi e tra i due litiganti c'è un terzo che gode. Questa legge elettorale, no? Sembra proprio fatta apposta per Berlusconi, ha visto? Ma non mi pare. Ma perché io le volevo chiedere questa cosa qua? Secondo me c'è poco da ridere, perché qua Berlusconi con l'Italicum intanto rischia di vincere, rischia per il PD di vincere. Io non ho mai creduto nelle leggi elettorali che fanno quei sondaggi. Qualcuno maligna, ma sono voci veramente cattivelle, che tra Verdini, e Renzi ci sia un'amicizia dannata. Non direi proprio. Chi canta vittoria prima ancora di votare la legge elettorale nel passato ha sempre finito male. E insomma però, attenzione, questo era il PD. Ce la giocheremo. Vabbè, speriamo, mi saluti Verdini. No, forse lo vede prima lei, io no. Però adesso Casini, se lei con Berlusconi superano il 37. Casini torna a casa. Torna a casa Alessi. Tornate con Casini e con Alfano, tutti insieme appassionatamente. Diciamo, la scelta di Casini è sicuramente una buona notizia per il centrodestra e Casini. Non ha detto belle peggio cose contro Berlusconi nel 2008. Beh, aveva portato avanti un progetto centrista. Casini bene, Alfano ce lo riprendiamo sì o no? La coalizione di centrodestra credo si debba formare, perché regali alla sinistra ne abbiamo già fatti abbastanza. Che vedete, quindi... D'Alfano, altro di noi. Ce lo riprendiamo, lui ha il suo partito, lui ha il no, noi abbiamo il nostro. Anima mia, torna a casa tua. E solo per sapere se tornate alla casa del padre. Voglio dirla, piove. Perché? Ma perché no? La Sant'Anchè dice farete la fine di Fini e Giardinetti. Non è una bella immagine. Ce l'avete la Giardinetti a lei che dà da mangiare i piccioni? La domanda è alla Sant'Anchè. No, ma veramente, però c'è questa ipotesi adesso, seriamente. Che è un augurio. No, però c'è questa ipotesi. Quale, insomma, dei Giardinetti? Io considero questi degli uccelli come i volati che sono addestrati per tornare indietro, come i piccioni viaggiatori, il salto del quagliarello. Andiamo? Adesso cosa marca? Aspetta, ministro, qualcuno parla del salto del quagliarello, questo salto da prima fuori da Berlusconi, poi adesso il rientro forse alla casa del padre. Ma chi dire? È già diventata no. Una metafora. Fate rientrate. Perché non c'avete i voti senza Forza Italia. Questo lo lasci dire agli elettori. E quindi? Perché Berlusconi non so se è molto contento di riprendervi, ministro. Non tutti vi vogliono comunque dentro Forza Italia. No, ho sentito, guardi, delle voci. Cercano di abbassare il prezzo, ma noi non abbiamo prezzo, siamo impagabili. La nostra quotazione è tra 7% e 10%. Noi, attenzione. Chi l'ha fatta? Ma lo copriamo? No, ma noi. Ma lei si candida? Ma io l'unica candidatura per cui ho dato disponibilità è quella premier. No, Alfano ha tradito il padre, ha fatto il parricidio. Casini aveva detto parole di fuoco. Ma quel padre lì è un padre che, come vede, poi i figli se li mangia tutti, quindi non starei tanto allegro. Ma lei tornerebbe dal padre? Il grande padre? Mio padre è morto da tanti anni. E su Quagliariello che ha scroccato il passaggio alla Monica Raucci via con gli scanner, Giampiero Mughini si guadagna da vivere come scrittore o commentatore televisivo, è famoso per la sua sintassi che fa bandato il suo modo di vestire, il suo peggior nemico è il grillino che sputa veleno sulle istituzioni. Sandro Gozzi si guadagna da vivere come deputato PD nell'attesa di diventare ministro per Renzi. È famoso per aver ricevuto la Legione d'Onore francese per la sua devozione all'Europa. Il suo peggior nemico è chi non sogna Prodi al Quirinale. Sandra Murri si guadagna da vivere come giornalista del Fatto Quotidiano. È famosa per incendiarsi appena sente parlare di Matteo Renzi.
Il suo peggior nemico è la sinistra, che difende l'abbraccio mortale tra il nuovo PD e Berlusconi. Daniela Santanchè si guadagna da vivere come deputato di Forza Italia, imprenditrice. È famosa per essere la pitonessa di Berlusconi, rigorosamente su Tacco 12. Il suo peggior nemico è Pier Ferdinando Casini, che come Fini Alfano non ha capito un cazzo, testuale dalla sbarra. Maurizio Zamparini si guadagna da vivere come imprenditore presidente del Palermo Calcio. È famoso per cambiare idee politiche e allenatori ad ogni piesso spinto. Il suo peggior nemico è l'arbitro. Allora, l'avevo presa dalla stampa quella frase lì. Una parolaccia. No, io ho detto sì, sicuramente che Casini non abbia capito niente in questi 8 anni dalla formazione del Popolo della Libertà a oggi. Lo dimostrano i fatti, perché è come gioco dell'oca, no? Ha fatto il giro e poi cerca di ritornare sulla posizione. Allora, è stata una settimana decisamente di grandi polemiche, una settimana dove la Presidente della Camera è stata un po' la protagonista per un certo verso, e oggi, stasera, nelle ultime ore, l'altro Presidente dell'altro ramo del Parlamento, cioè Presidente del Senato, anche lui diventerà quasi fonte di polemiche, perché ha deciso di ribaltare una decisione dell'Ufficio di Presidenza e il Senato si costituirà parte civile. Dopo andremo ad affrontare anche questo argomento. Saluto da Roma Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, ben ritrovato. Allora. Facciamo così, partiamo subito dando dei voti, un giochino per alleggerire tutto e per parlare di una settimana che è stata decisamente intensa e vibrante. Sandra Amurri, partiamo dal voto del Presidente della Camera, Laura Boldrini. Come ha gestito questo passaggio, questa settimana? Malissimo. Che voto le dai? Ho un minimo e un massimo, oppure da, posso spaziare? Da 1 a 10. Anche meno? Anche zero, se vuoi. No. Malissimo. No, ma li devi dare lei, non è... No, secondo me è molto più umiliante un 3. Un 3? Come a scuola, no? 3. No, ma 3 è brutto da portare un a casa. Un 3. Cos'è che ti ha dato fastidio? Assolutamente. Guarda, io inizierei da una cosa alla quale tengo moltissimo. Sì. Una Presidente della Camera che esprime solidarietà a Daria Bignardi, ad Augias e a Fazio, e non si degna minimamente di esprimere solidarietà ad una donna che viene menata, schiaffeggiata dentro un'aula parlamentare da un signore che non è un signore qualunque, ma è un deputato questore che si permette anche di negare e di dire che è vero, che è partito uno schiaffo, ma perché la guerra è guerra, come dire, uomini e donne non fanno differenza, dopo che è uscito un video, non solo lei, ma con il coro di Letta da Doha, diciamo. Prima che è il massimo, di passare proprio agli altri. Quindi politici, già questa è una cosa. Gianpiero Mughini, secondo te ha responsabilità o come ha gestito questa settimana la Boldrini? Ma purtroppo male, purtroppo per noi tutti, perché lei è, mi pare, la terza carica dello Stato. Io sono assolutamente d'accordo con la decisione dolorosa che lei ha preso a un certo punto dei lavori parlamentari, che altrimenti sarebbero stati bloccati e sciancati con gravi conseguenze pratiche, quel maledetto secondo rateo dell'IMU, eccetera. Quindi la decisione dolorosissima di interrompere un ostruzionismo parlamentare, non un dibattito, un ostruzionismo va bene dal mio punto di vista. E dopo ci arriviamo. Tutto il resto no. E quindi lei non deve andare a fare, perdonami, spiego, sì. No, a fare l'opinionista, i paragoni con il 20 anni fa, certo. Le solidarietà, bravo, gente, sì, che non è stata minacciata da nessuno. Io quindi direi... C'è stato un eccesso di dichiarazioni. Ma sì, lei è una sacerdotessa dell'istituzione, una padrona di casa, a quello deve stare. Giampiero, non... che voto le dai? Ma 5. Te l'avrei suggerito anch'io come sintesi. Zamparini.
visto con l'occhio dell'imprenditore. Questa settimana dove non è stato risolto alcun problema, ma il volume delle chiacchiere è decisamente stato alto. Sono fuori posto, ma sono fuori posto perché dovrei scrivere senza valutazione, perché è da tempo che non seguo questo teatro. E non lo voglio seguire. Non lo voglio seguire perché mi hanno stancato, perché i problemi dell'Italia non sono questi. I problemi dell'Italia sono quelli che noi imprenditori non possiamo più fare l'imprenditore. Quelli della gente che rimane a casa tutti i giorni, i negozi che chiudono, l'economia che non va, il paese disastrato. Questo è un cinema e io non lo voglio seguire. Però il fatto... Non seguo neanche i telegiornali più. Seguo lo sport, i documentari, gli animali, la natura, ma non seguo neanche i giornali. Quindi il fatto che la terza carica dello Stato... No, io seguo su internet, l'informazione è ancora libera, ce n'è ancora l'informazione libera, e questo paese ha bisogno. Ecco, io non sono veramente in grado di valutare perché non li seguo. Né Grillo, né la Boldrini, il mio amico presidente del Senato, è mio testimone di nozze. Non lo seguo neanche lui, non seguo questi politici, non seguo questa politica perché non è la politica della gente. Allora, siccome imprenditrice è anche la santa anche, ed anche donna, più volte ha avuto modo di testimoniare a favore delle donne, ha parlato delle donne in politica, eccetera. Questa settimana della terza carica dello Stato com'è stata? Ma guarda, è stata una settimana brutta intanto mediaticamente, perché hanno voluto spacciare questa cosa come una novità, questa finta solidarietà che poi non c'è stata, perché io oggi ero alla Camera e il questore è ancora lì al suo posto, quindi voglio dire, sono parole, non ci sono fatti. Io credo che un uomo che dia un manrovescio, uno schiaffo a una donna, per quanto mi riguarda, un uomo che non soltanto si dovrebbe dimettere da questore, ma dovrebbe essere cacciato dalla Camera dei Deputati. Questo è il mio pensiero. Io credo che, al netto del giudizio politico che si possa dare su di me, ma credo che le battaglie che ho fatto sulle donne siano note. Quindi che voto dà? Devo dire anche che non mi è piaciuta un'altra cosa. Che io la Boldrini non ho visto stracciarsi le vesti quando hanno insultato, hanno fatto anche azioni brutte nei confronti dell'altra parte del cielo, che siamo noi le donne del centrodestra. Per cui io trovo che la Boldrini è un presidente inadeguato, è un presidente che non sa assolutamente gestire l'aula, è un presidente che non ha ancora capito dove sta. E soprattutto un presidente che è stato eletto quando c'era un'altra politica, quando c'era il signore che si chiamava Bersani, quando Bersani doveva fare presidente del Consiglio, quindi è stata eletta in un momento che oggi non è più corrispondente nemmeno la sua elezione. Allora, un voto e poi guarda, vado dalla taverna... Il voto per me è come quando andavamo a scuola, non classificabile, perché è 0-1, ma non è classificabile. Allora, taverna, siccome diceva la Santanchè, la Boldrini è stata eletta in uno scenario diverso e in quello scenario qualcuno aveva ipotizzato che la nomina della Boldrini e di Grasso potesse essere un modo per avvicinarsi a voi del 5 Stelle. Ciao Core, direbbero a Roma, perché se questa è una presidente di garanzia delle minoranze mi sembra un po' inadeguata, l'ho detto anche settimana scorsa. Mi ha tolto la battuta. Sì, se dovremmo essere garantiti all'interno della Camera dei Deputati dalla Presidente Boldrini, purtroppo navighiamo in brutte acque. Il voto che diamo è un 4 perché si parla delle istituzioni, quindi come si direbbe sempre a Roma non ci va di sparare sulla Croce Rossa. Però il comportamento della Boldrini in questa settimana non ci ha assolutamente messo in tranquillità. Quella che si stava facendo era una legittima protesta che farebbe qualunque cittadino che si vede rubare dal portafoglio 7,5 miliardi, cioè, considerando che nessun cittadino li ha. Li avevamo tutti messi in Banca Italia e hanno pensato bene, visto che stavano lì in Banca Italia, che erano pubblici, di trasferirli alle banche private. Allora io mi domando, una protesta più civile di quella che ha fatto il Movimento 5 Stelle, che si è visto ghigliottinare quelle che erano le forme regolamentate dal regolamento della Camera dei Deputati, cioè di continuare un ostruzionismo, avevamo ancora 160 interventi da fare che avrebbero portato al decadimento del decreto, tranne salvare la parte che non faceva pagare l'IMU agli italiani, perché diciamola tutta, noi l'abbiamo proposto, votiamo l'IMU e non votiamo Banca Italia. La Boldrini ha scelto la ghigliottina,
Allora, di fronte a una ghigliottina, di fronte al fatto che viene privata l'opposizione di esprimersi in maniera regolare all'interno di quello allora, che erano i dettati costituzionali, abbiamo fatto la protesta a mani alzate, sereni. Allora, davvero, dopo però, siccome daremo anche un giudizio a Grillo, e poi vorrò sapere se anche un po' di colpe sono ascrivibili al Movimento 5 Stelle per avere eventualmente esasperato i temi. Ma poi mi interesserà sapere un altro discorso. Si può ancora disturbare il grande manovratore, cioè questo governo e questo Presidente della Repubblica? Ma c'entriamo. Gozzi, come ha gestito, secondo lei, la Boldrini? Ma io le do 6,5 alla Boldrini. Le do 6,5 perché credo che sia rimasta nell'ambito delle sue competenze istituzionali. Credo che sia per la prima volta che un Presidente della Camera deve gestire qualcuno che vuole aprire il Parlamento come una scatoletta. Ed è difficile gestire un centinaio di deputati che, coerentemente con quanto aveva detto agli elettori, ma inutilmente per i cittadini, intende aprire il Parlamento come una scatoletta. Quello che è successo la scorsa settimana è questo. Legittimo, io credo che sia totalmente inutile per la democrazia e per i cittadini. Però è chiaro che non le consiglierei mai di salire in macchina con Grillo alla Boldrini, questo è sicuro. Gozzi, una cosa al volo. Lei ha la prima esperienza parlamentare, giusto? No, non è la prima. Ah, no, ok. No. Allora, ma no. Può una persona alla prima esperienza parlamentare essere così... No, ma intendevo non lei, la Boldrini. Okay. La Boldrini è alla prima esperienza. La Boldrini è la prima esperienza parlamentare. Si può affidare in una legislatura difficile, e si sapeva, la presidenza della Camera ad una persona che è il primo mandato? La domanda era me o era... È uguale, tanto prego. Volevo allora dire solo questo, che intanto stupisce e colpisce molto che una persona come lei, un deputato del PD che ha appena ricevuto la Legion d'Onore francese, si esprima con questi luoghi comuni, uno che vuole aprire una scatoletta al Parlamento, è del Movimento 5 Stelle, quindi semmai il luogo comune è del Movimento 5 Stelle, non è mia. Perdoni. Sono loro che hanno detto che volevano aprire il Parlamento come una priscatole, non sono io. Lei ha appena ricevuto la Legion d'Onore, mi faccio finire di parlare. Ma questo non c'entra nulla con le scatole da aprire. A questo riconoscimento. Volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, l'hanno detto loro, non l'ho detto io. Non ho detto che l'ha detto lei, ho detto che fare un ragionamento dicendo non salirei in macchina con uno stupratore, non è questo. Non ho detto stupratore, ho consigliato alla Boldrini di non salire in macchina con Beppe Grillo. Ma non è che le hanno dato un fogliettino in cui magari le diceva anche come si comporta all'ambasciata in Francia. Guardi, con lei... Allora sia cortese. Io sono cortese, ma se lei dice delle cose che non stavano in piedi in terra, la devi interrompere. Facciamo così. Scusa se in pallo la telecamera. Vediamo alcune delle perle della presidente Boldrini e poi ritorniamo sui temi che mi interessavano. Vediamo un po'. Benvenuti alle Boldriniadi, ovvero il campionato delle uscite fuori luogo di Laura Boldrini, da 10 mesi presidente della Camera dei Deputati. Iniziamo dai proclami sui tagli dei costi alla politica, di cui la Boldrini aveva fatto un cavallo di battaglia. Ai tagli alla politica, con l'obiettivo di contenere le spese senza ledere il decoro e il funzionamento delle istituzioni. I tanto sbandierati tagli sono stati solo del 5% e ancora oggi ogni deputato costa al cittadino 1,5 milioni di euro l'anno. Interrogata sulla questione, tace e si defila. Come mai la Camera dei Deputati costa ancora più del doppio della Camera dei Comuni inglese? No, non le sembra poco decoroso? Perché non mi lascia passare? Scusi, sono domande. Altro che tagli, con la Boldrini presidente l'assistenza sanitaria dei deputati è stata estesa anche al convivente dello stesso sesso. Una norma molto civile, peccato valga solo in Parlamento e vada a pesare sulle tasche degli italiani, ma anche su questo nulla da dichiarare. Possiamo chiederle una cosa, Giuseppe, sull'assistenza sanitaria dei deputati? Però voi avete appena votato l'estensione anche al convivente, diciamo, omosessuale. Ma questo non è un argomento di cui ci stiamo occupando adesso. Quando abbiamo votato? All'ufficio di presidenza? No, non è...
e non si è tirata indietro quando c'è stato da prendere l'aereo di Stato per andare ai funerali di Nelson Mandela, ma non da sola, bensì col fidanzato al seguito e ben 6 collaboratori più l'immancabile scorta. Non bastava il premier Letta a rappresentare l'Italia e il codazzo al seguito era davvero necessario? Secondo lei sì, sentite come si difende. Posso confermarglielo? Senza timore di smentite, non c'è stato un euro di spesa in più per le casse pubbliche, essendo la delegazione di Montecitorio ospite del volo di Stato che portava a Johannesburg il Presidente del Consiglio capo delegazione. Un'altra figuraccia internazionale l'aveva già collezionata a fine ottobre, quando ha fatto fare anticamera al premio Nobel birmano San Suu Kyi per la prima volta in Italia. E infine le sparate più recenti. Prima la tagliola che Nostra Signora della Camera ha applicato sul decreto IMU Banca Italia, quindi la difesa in prima serata dagli studi Rai di Fazio, in cui evoca spettri di altri tempi, parlando addirittura di atti eversivi. Ci sono state sul blog di Grillo insulti a lei rivolti, rispondendo a una domanda che era stata postata sul blog. Quella era istigazione alla violenza. Istigazione alla violenza, d'accordo? Alla violenza sessista, perché il 90% di quei commenti sono a sfondo sessisti. È inaccettabile, questi sono, come dire, quasi dei potenziali stupratori. Presidente, non è la prima volta che la Camera è teatro, no? Di risse, violenze. Lei però oggi, proprio oggi, ha parlato di rischio eversivo e di emergenza democratica. Quello che è accaduto è intanto una terribile onda di violenza che si è scagliata contro appunto i banchi del governo e della presidenza. A me fa venire alla mente qualcosa di brutto. Allora questo io trovo che non è accettabile, credo che siano atti eversivi e questo non può essere tollerabile. Sant'Anché, dare il voto al Grillo vuol dire entrare nello specifico di queste dichiarazioni, vorrebbe dire giudicare questa opposizione, cioè eversione, cosa c'è? Io onestamente devo dire che io comprendo chi ha votato Grillo e io non posso criticare Grillo nel suo atteggiamento o l'atteggiamento che hanno i deputati e i senatori, perché quella è la loro... stanno facendo un'opposizione. Scusi, quella è la loro mission. Loro sono stati eletti, sono stati votati, perché Grillo in campagna elettorale che cosa ha detto? Fa tutto schifo, dobbiamo mandarli tutti a casa, non dobbiamo parlare con nessuno, dobbiamo rivoluzionare il vecchio sistema e fare altro. Poi io potrei discutere nel merito sulle cose che non sono d'accordo, però scusi, se quello è il programma che Grillo e Grillini hanno dato ai loro elettori, ci vuole rispetto, perché sono stati votati, hanno avuto milioni di voti, e perché il programma aveva un unico punto, distruggere quello che c'è. Quindi... allora Grillo, se io devo analizzarlo non mi permetto, perché voto... non mi piace giudicare né analizzare, però se io mi metto dal parte del suo operato nei confronti dei suoi elettori, loro stanno facendo bene il loro lavoro. Quindi di opposizione. Voto a Grillo e 5 Stelle per questa cosa. Ci vuole essere onesti. E quindi che voto gli diamo? E quindi un voto sufficiente, perché vede, ha capito Grillo. Cifra. Nei confronti dei suoi elettori, ma abbiamo visto i sondaggi dell'altro giorno che gli dicono tutti che sono soddisfatti di quello che fanno, mettere, per cui quindi un bel voto è 8. 8, perfetto. Allora, Mughini, Giampiero, si può ancora disturbare il manovratore, cioè Letta, il disegno di Napolitano, perché questo stanno facendo Grillo e il Movimento 5 Stelle? No, mi pare che la libertà di discussione, di critica, di sarcasmo, di polemica sia ampiamente garantita in Italia. Io non credo che in questa libertà di opinione, sarcasmo, critica, eccetera, ci stesse anche che ben 170 deputati grillini, esperti di economia bancaria, eccetera, intervenissero uno dopo l'altro. Questo no, è un'altra cosa. Ma questo però si chiama ostruzionismo parlamentare, si può fare. Si chiama ostruzionismo parlamentare, che è una cosa di cui la nostra povera e miserevole democrazia non ha alcun bisogno.
non ha alcun bisogno. Uno dice la sua, non 170 ma 3 che è più sufficiente e poi si vota. Giampiero, allora a questo punto la domanda è: a cosa serve un Parlamento? Perché fa già il notaio del governo. A far parlare di tecnica bancaria tutti i deputati che costano 1,5 milioni. Ma scusa, l'ostruzionismo. Ma cosa devono dire su questioni complesse di cui io e te credo che esiteremmo a dire 10 parole una dopo l'altra, eppure non siamo due cretini. Dai. Quindi che voto dai? A Grillo. Ma Grillo, come è stato detto dall'onorevole Santanchè, è perfettamente coerente dal primo minuto, dalla nuotata sul Golfo di Messina in poi, è coerentissimo, tant'è vero che i suoi elettori, che io rispetto, sono felici, strafelici. Mettiamo più un numero. Felici. Fammi più mettere parolacce, un numero. Più blog. Io due meno meno. Oh, okay. Due meno meno. Taverna, ma si può quindi ancora fare opposizione? Perché per la verità la Boldrini vi ha detto ma loro non sono capaci di usare gli strumenti dell'opposizione parlamentare. Si deve fare opposizione, forse quello di cui questo paese non ha più memoria è proprio un'opposizione, e perché esiste un'opposizione. Noi la facciamo egregiamente, la facciamo all'interno di quelli che sono i regolamenti, e ricordiamoci bene che non è vero che noi non dialoghiamo, noi dialoghiamo in continuazione, noi siamo in tutte le commissioni, siamo sempre presenti e facciamo un ottimo lavoro. Il problema è che i provvedimenti che noi presentiamo, che sono tutti di buon senso, a partire da non approvare il Banca Italia, dagli F-35, dalle slot machine, sì, da qualunque cosa avete continuato a prendere a questo popolo senza informarlo. Il discorso che si faceva prima è terribile. Non è vero che devono saperlo 160 parlamentari del Movimento 5 Stelle, questo è un nostro dovere, ma il nostro dovere è che lo sappiano i cittadini. Non continuiamo a autoreferenziarci all'interno di un palazzo. È bene che i cittadini sappiano esattamente che cosa sta facendo questo governo. E questo governo, la cosa più grave che ha fatto, è tentare di levare la parola alle opposizioni. Quando si fa una tagliola, quando si toglie il diritto alle opposizioni di potersi esprimere ed eventualmente di evitare che vengano rubati ulteriormente dei soldi ai cittadini, lì si fa delle versioni. Allora, ovviamente, attenzione, non si fa protestando legittimamente. Lo chiedo anche a lei, perché dopo chiederò a Santanchè di votare Berlusconi, quindi ognuno di votare i propri leader. A lei che voto dà a Grillo e al suo movimento? Io a Beppe do 10, però accanto a quella foto dovevate mettere la foto di Grasso. Allora, non dovevate mettere la foto, aspettate, di Grillo. Mettiamo a confronto due istituzioni. Allora, Amurri, Sandro, secondo te? Di Cavallè, no, allora, su Beppe, sì, Grillo, sì. Allora, io intanto... No, sul fatto che, come no, stanno interpretando questa opposizione? Io credo perché che... Perché Menciara fosse... addirittura ha parlato, ormai c'è una frattura netta tra il vecchio mondo culturale un po' radical chic e questi movimenti. Il Movimento 5 Stelle, faccio una premessa doverosa. Sì. Allora, io penso come Che Guevara che bisogna essere forti senza perdere la tenerezza. Quindi io credo che il linguaggio debba essere più delicato, soprattutto per loro, perché toglie forza a ciò che di buono fanno, perché come abbiamo visto poi una parola occupa i giornali e le televisioni per giorni. Ecco, quindi distrae e allora non fa del bene. Detto ciò, credo che se oggi in questo Parlamento non ci fosse il Movimento 5 Stelle, non ci sarebbe un cane da guardia. Siccome non ci sono più i giornalisti che fanno i cani da guardia del potere ma inciuciano con il potere, allora quindi, il Movimento 5 Stelle in un Parlamento, c'è cioè qualcuno che non è d'accordo, sento un mugugno da Mughini. Non ti preoccupare, devi dare il voto. Appunto, no, dicevo, quindi se il voto è a Grillo, io credo che poi non bisogni in qualche maniera mescolare. Dammelo. Io a Grillo lo ringrazio per... Cioè, come posso dire? No, ma lo vorrei spiegare. No, mi devi dare un voto, perché devo andare anche in pubblicità. Lo ringrazio per la sua coerenza. Ok, quindi? E quindi 10. 10, perfetto. Allora, Zamparini, ti tengo per ultimo. Gozzi, si può ancora criticare e fare opposizione come la stanno facendo loro? Ma guardi, vedi, l'opposizione si deve fare. Il punto è che quando tu sei nelle istituzioni e dici o si fa esattamente come dico io o nulla, non ottieni nulla. Loro stanno facendo non ottieni assolutamente nulla. Quindi è questo il punto.
Poi, singolarmente, secondo me sono tanti bravi ragazze e bravi ragazzi con cui si lavora. Io sono, le ho in delegazione a Strasburgo dei parlamentari, dei senatori del Movimento 5 Stelle con cui facciamo un ottimo lavoro singolarmente. Ma quando in gruppo dicono o è esattamente come siamo noi, oppure fa tutto schifo, non ottiene nulla. Per quanto riguarda Grillo, che non è in Parlamento e che non è un parlamentare del Movimento 5 Stelle, io gli do tre. E gli do tre perché con i suoi insulti l'ha fatta veramente fuori dal vaso. Allora, Zamparini, ti ho tenuto però perché come nel calcio di dare le pagelle... No, ma io di Grillo, farò una ringrazione, io l'ultima elezione ho votato Grillo, perché... No, ragazzi, se no sembra quasi che qua siamo... Me ne sono pentito, dai. Me ne sono pentito la settimana dopo, ma perché? No, ma perché... Adesso gli ribattete le mani. Ma perché? Perché non basta solo dire quello che non si deve fare, ma bisogna dire quello che bisogna fare. Allora, però, Grillo è talmente coerente con la sua, come sono d'accordo con la Santanchè, che ne do un bel 9 sicuramente, perché lui sta facendo la sua politica mi aspetto che un giorno pensi anche a quello che l'Italia ha bisogno di fare, non solo di disfare. Salun Montecitorio, via! Via! ...242 di conversione del decreto legge in esame. Dichiaro aperta la votazione. Indico aperta la votazione. Allora... colleghi a votare. Senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria. Anzi, voglio dirvi una cosa a nome di tutti i giovani italiani. Concluda. A questa maggioranza che avete rotto i coglioni. Onorevole Barbato. Avete rotto i coglioni. Onorevole Barbato. Queste magliette non sono autorizzate, per favore. Se volete lasciare queste magliette, uscite dall'aula. È incandidabile Alfano, è incandidabile Bersani, è incandidabile Casini, perché voi siete i responsabili. Onorevole Barbato, non le consento di usare questo linguaggio e le tolgo la parola. Lega, vogliamo che i delinquenti mafiosi stiano in galera e la gente per bene stia tranquilla fuori casa. Allora le dico, signor Presidente, signor Ministro, le vede queste? Queste sono per questa cosa, ma la smetta. E io gliele regalo. Tolga queste manette, intervengano i questori. Ecco allora io che voglio portare un messaggio di pace, di solidarietà e anche un messaggio di voglia di cambiare le cose. E allora lui il forcone lo porta adesso. Il forcone, onorevole Buonanno, ma la prego. Daremo i voti ora al Presidente della Repubblica Napolitano e al Capo del Governo Letta, quindi avremo ancora tanto di cui discutere, però visto che la politica e anche Letta non sapevano
chi fosse Mastrapasqua, glielo vogliamo ricordare perché è stato per noi un bel epilogo. Le sue dimissioni sono state un bel epilogo. Via. Signora, salve, sono Vittorio Introcaso. Posso salire un attimo? Cercavo il dottor Antonio Mastrapasqua. Buongiorno. Buonasera. Il dottor Mastrapasqua non c'è? In questo momento no. Ma c'è? O è impegnato o non c'è? No, in questo momento non è in studio. Io le ho chiesto un'intervista al dottore, da tanto tempo. No, non le ho niente. L'ho chiamata anche qua, l'abbiamo chiesta anche qui. Grazie. Io ho chiamato il suo avvocato, le ho chiesto un'intervista. Poi l'avvocato non mi ha fatto sapere di niente. Okay. Quindi ero passato, nella speranza di incontrarlo. Ma io glielo riferisco, non si preoccupi. Quelli che state vedendo sono gli studi professionali della famiglia Mastrapasqua. Antonio Mastrapasqua, commercialista. Pietro Mastrapasqua, fratello di Antonio. Maria Giovanna Basile, moglie di Antonio. Gli studi sono tutti vicini tra di loro, nel quartiere Parioli di Roma. Salve signora, cercavo la signora Mastrapasqua. È su la dottoressa? Volevo sapere se era disponibile a farsi intervistare, a fare un paio di domande. Glielo accenno. Sono giorni che abbiamo provato, abbiamo chiamato anche il legale, volevamo sentire la loro voce, la loro versione sì, dei fatti. Sì, sicuramente, ho già chiamato, ho già lasciato anche le altre chiamate alla collega. Sono giorni che ci stiamo provando. Abbiamo cercato lei, abbiamo cercato il marito. Glielo riferisco. Grazie. Da quando Antonio Mastrapasqua è stato costretto a dimettersi, per giorni li abbiamo cercati. Volevamo fare loro una semplice domanda. Ma come hanno fatto negli anni accumulare così tanti incarichi tra pubblico e privato? Come è noto, Antonio negli ultimi 15 anni di incarichi tra pubblico e privato ne ha ricoperti più di 25, battuto però dal fratello Pietro, che negli anni è arrivata a quota 60, mentre la signora Maria Giovanna Basile è stata soprannominata Miss 20 incarichi. Ma la politica di tutto questo non se n'era mai accorta. Ministro, ci è voluta la magistratura per far dimettere Mastrapasqua? Il governo ha preso una decisione molto importante che riguarda non solo il caso INPS ma tutte le istituzioni che hanno un ruolo così importante. Quindi il provvedimento che abbiamo approvato va nella direzione di un superamento dei conflitti di interessi effettivi e potenziali in tutte le amministrazioni pubbliche e questo è un passo avanti veramente importante. Come è stato possibile vedere ciò che è successo con il caso Mastrapasqua? È stato sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo parlato da anni, è dovuto intervenire la magistratura per farlo dimettere. Non è che sia intervenuta la magistratura per farlo dimettere. C'è stata un'inchiesta, a seguito dell'inchiesta Mastrapasqua alla fine prima si è arroccato e poi si è dimesso. Nel 2012 abbiamo interrogato il governo, c'era il ministro Fornero, su un punto. Riformiamo la governance, che non può avere un uomo solo al comando, e secondo abbiamo chiesto, è compatibile Mastrapasqua, che fa il presidente dell'INPS, con tutti gli incarichi che ha? Purtroppo il governo in quell'occasione rispose, diciamo così, debolmente. Insomma, diciamo che le poltrone e i conflitti di interessi di Mastrapasqua erano noti prima del 2012. Ma Mastrapasqua non è il solo dirigente ad essersi trovato in conflitto di poltrone. Esiste una lunga lista di dirigenti che hanno lo stesso problema. Ad esempio, Attilio Befera è direttore delle agenzie delle entrate e al tempo stesso è presidente di Equitalia. Idem per il presidente dell'INAIL, Massimo De Felice, il quale è socio di una società di consulenza finanziaria. Ci sono molti dirigenti che hanno un sacco di cariche, magari ancora in contraddizione tra di loro. Che cosa farete su questo? Ad esempio Attilio Befera, Celli, ce ne sono tantissimi come Mastrapasqua. La proposta di legge che il governo ha adottato riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, quindi non soltanto una. Non saranno accettate rischi di conflitti di interesse e quindi è un passo avanti. Ministro, però l'avevamo detto da tanti anni, perché solo adesso? Perché solo adesso? Era sotto gli occhi di tutti la contraddizione di Mastrapasqua, ministro. Sarà lei alla guida dell'INPS? Plausibile, se è candidato Treo e candidato Sacconi, perché non potrebbe essere candidato Damiano. Anche Bonanni. Tutte candidature plausibili. Già, all'INPS serve urgentemente un nuovo presidente, anche perché la situazione finanziaria che Mastrapasqua si è lasciato alle spalle è drammatica. Eccovi alcuni titoli di giornali degli ultimi giorni.
Nel 2014 l'INPS prevede un risultato di esercizio negativo per circa 12 miliardi di euro, cioè un buco da 12 miliardi. Questa trasmissione, circa 3 mesi fa, queste cose le aveva già dette. Questa è una lettera riservata. L'ha inviata lo scorso 22 marzo il presidente dell'INPS ai ministri dell'economia e del lavoro. In sintesi dice: la situazione è grave, il patrimonio INPS non regge perdite per oltre 3 anni. In questa circostanza avevamo sollevato dubbi e perplessità sulla gestione Mastrapasqua e naturalmente avevamo chiesto spiegazioni. Proviamo a chiedere un'intervista al presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, ma non è in sede. Quindi, così come ci aveva chiesto l'ufficio stampa dell'INPS, inoltrammo le nostre domande via fax. È vero che nella sua gestione l'INPS è passata da 7 miliardi di utili a una perdita di 12? È vero che nella sua gestione il patrimonio dell'INPS è sceso da 37 a 22 miliardi di euro? È vero che ha scritto una lettera riservata in cui dice che il patrimonio è appena sufficiente a sostenere perdite per soli 3 anni? Perché non comunica queste informazioni ai cittadini? Alle nostre domande le risposte non sono seguite. L'INPS non può fallire. Lo sbilancio dei suoi conti, infatti, verrà pagato dalla fiscalità generale, cioè da noi contribuenti. Certo è, dottor Mastrapasqua, che per 1.200.000 euro di stipendio all'anno ci ha lasciato davvero un bel regalo. Grazie. Mariano Ravino si guadagna da vivere come deputato di Scelta Civica. È famoso per aver dichiarato che la cosa più bella di Roma è la gnocca. Il suo peggior nemico è il gioco di prestigio elettorale che farebbe scomparire Scelta Civica. Vabbè. Durante il servizio di Mastrapasqua stavamo commentando che in un'altra stagione televisiva, ero in Rai con L'ultima parola, questi temi li abbiamo già toccati, quindi oggi che la politica venga a dire... Io l'avevo denunciato all'ultima parola, se si ricorda bene, proprio il caso Mastrapasqua, che spero che sia il primo di una lunga serie. Esatto, quindi dimissioni spontanee. Sono stata ospite, aveva denunciato. Sono stata ospite, ma Rizzi era d'accordo. Con tanto di interrogazioni. Io l'ho fatto, e ho ricordato quello che ho fatto io. E penso che il caso Mastrapasqua debba essere il primo di una lunga serie, sì. Anche quando si votò in maniera consultiva al Parlamento, tanti del PD, a partire da Sant'Agata e tanti altri, votarono contro. Vero, e credo che questo tema delle nomine, che io sto portando avanti con altri deputati dall'inizio di questa legislatura, sia un tema fondamentale. Criteri di trasparenza, criteri di curricula, non capisco perché. Presidente, non andiamo a 20 anni. Sono lì da 20 anni. Il tema della classe dirigente, del vero ricambio, per fare la differenza in questo paese, passa di lì, passa dai tanti cambi di Mastrapasqua. Da solo non ce la farà mai, cioè bisogno di convincere. Hanno fatto da solo l'italiano. Scusi, gli indagati di Renzi. Volevo dire alla giornalista del Fatto. E continueremo. Volevo dire alla giornalista del Fatto, però, che non bisogna mai fare, non bisogna mai fare di tutto un erbo un fascio, no, perché ci sono posizioni individuali di ognuno di ma noi. Ma con questa storia, no, mi perdoni, scusi, no, ma con questa storia non si va da nessuna parte, perché ognuno di voi parla a titolo personale e ogni giorno dite una cosa e l'altra. Non parliamo a titolo. Basta. Fatemi sentire. Non ho voglia di questo scontro, perché pur avendo dato 8 a Grillo per i grillini e il loro atteggiamento, io non faccio parte di quella parte del paese che vuole distruggere tutto senza sapere come ricostruire. Io sono testimone, perché le sue trasmissioni Rai sono venute più di una volta, come lei è testimone delle mie posizioni su quel personaggio. Io dico che c'è troppa politica. Io dico che le aziende devono essere gestite da manager e la politica non deve fare un passo. Dalla politica. Era copertissimo politica. Scusate, è questo che dico. Esattamente. Da manager nominati dalla politica. Però posso dire, visto che ci accaloriamo tanto per questo, io mi stupisco di partecipare a questa trasmissione stasera, dove è successa una cosa gravissima per la storia della Repubblica ed è la decisione del Presidente del Senato Grasso. No, ma dopo ci andiamo, perché siccome ci sarà proprio il voto sull'attualità, di... mi sembra che questo sia impattante. Sì,
Un attimo, adesso facciamo autogestione. La Boldrini, allora, ha ricevuto una lettera con un proiettile. Oggi ha ricevuto una Questo è gravissimo. Piena solidarietà alla Boldrini, perché queste cose non appartengono anche alle più dure critiche che si possono fare. Questo vale per la Boldrini come... Però da lei che è dello stesso partito di D'Ambrosio, vabbè che a Roma va bene la gnocca, però vorrei sentir dire che magari il suo collega dovrebbe mammare dalla Camera immediatamente e quantomeno non fare il questore. Se la mettiamo sempre in cacciarra, lei è più simpatica di me sicuramente, cerchi di essere seria. Allora, non metta sullo stesso piano D'Ambrosio e il proiettile alla Boldrini. Intanto mi sta offendendo e io non l'ho offesa, perché la serietà non la sta... Io non la sto offendendo, io le sto dicendo che non può mettere sullo stesso piano le assicuro che la mia serietà è fatta di coerenza. Ma io non so se voi potete dire la stessa cosa. Ragione per metterla in discussione. Allora, però diamo la solidarietà alla Boldrini. Siccome presidente della Camera darei zero alla Boldrini, a maggior ragione do la piena solidarietà alla Boldrini. Allora, ciò detto, siccome oggi il Presidente della Repubblica Napolitano ha detto i governi Monti e Letta non sono stati un mio capriccio, io vorrei su questo soffermarmi, perché una delle impressioni, almeno era anche la tesi di questa trasmissione, è che il Presidente della Repubblica Napolitano abbia forzato la sua presidenza della Repubblica. Più che un'impressione, mi pare che sia nei fatti, solo che è stato illuminato, come ha scritto oggi il mio direttore, è stato illuminato sulla via di Strasburgo e ha capito che basta, bisogna farla finita con questo clima, come dire, di austerità, ma mi pare che Monti l'abbia voluto lui. Come dire, c'era la storia, ecco, per questo le dico, in un paese in cui le parole non hanno più il loro significato, poi non possiamo fare una guerra soltanto a delle parole che vengono da una parte, no, era questo per dirle, perché questo è un paese in cui i politici, che da una vita che sono in Parlamento, dicono, Sandra, cosa mi dici? Ma chi è la politica? Voi siete, detto ciò, Napolitano è l'artefice di tutto questo. Quindi che voto gli dai? Ma è l'artefice, cioè... È l'artefice di questa condizione, quindi che voto gli si può dare a un presidente che vede le macerie? Dimmelo tu. Zero, meno uno. Non si può dare un presidente della Repubblica che non riesce a garantire questo. Mughini, tu sei di segno, lo so, opposto. No, io tremo e sussulto, con tutto il rispetto per la collega Murri, che mi fa paura. Le faccio paura io, così piccolina, no? Allora, la questione dell'austerità, stiamo alle parole, La questione dell'austerità, come è stata pronunciata dal Presidente, il Presidente ha detto, dopo questa cura, ahimè necessaria, perché abbiamo dimenticato stai zitta un attimo, scusami, intanto, mi fai parlare, ragazzi, io lascio il tempo alla Murri, non voglio fare contese con la Murri. Lei lo dice a sua sorella, prego. Se glielo permette, a me no, punto. Allora adesso voglio sentire Gian Piero. Sì, purché non intervenga la Murri, che mi fa paura. Ecco, allora prenda un tranquillante. La questione... Mamma mia. Vai, Gianfiero. La questione dell'austerità, dobbiamo riandare al momento in cui questo termine, ahimè, è divenuto dominante nella nostra vita politica, al momento in cui lo spread stava a 5,60, al momento in cui l'Europa ci diceva state fermi, no, naturalmente, invece non stava a 5,60, con Presidente Berlusconi stava a zero. Adesso ma su via, ma quindi, abbiamo dimenticato cos'era quell'Italia. Meno male che c'è stato Monti. Scusa, quindi... Certo. Quindi per te è un 10 a Napolitano. Allora, poi, dopo Monti e i dolori, naturalmente, di una crisi economica gigantesca
che nessuna battuta da quattro soldi può cancellare, non è finita la crisi iniziata la povertà, caro amico. La crisi si è talmente aggravata che molti di noi sono entrati. Beh, questo della crisi, che siamo fuori dalla crisi, lo ha detto Letta, non l'ho detto io. Allora, perdonami, Giampiero, quindi che voto dai al capo dello Stato? Il capo dello Stato, però, dovevo finire, perché l'altro governo delle larghe intese era l'unico governo possibile in quella situazione drammatica. Quindi io penso che il presidente meriti un altissimo voto. Poi, se avete dato 10 a Grillo, a Napolitano devo dare 30. Scusa. Gli do 10 più. 10 per 3. E quindi salvi, Giampiero, salvi anche Letta? Salvi anche Letta? Allora, perdonami. Allora, Letta, io vorrei fare questo. Sai come si fa al cinema quando si riavvolge il rullino? Ma siccome l'hai riavvolgiamo il rullino, al posto di Letta mettiamo Batman, vediamo cosa fa Batman e poi do il voto a Letta. Se il povero Batman non riesce a fare molto di più di quello che fa Letta, e allora Letta è il 7 glielo devi dare. Allora, 7 in attesa di Batman. Esatto. Allora, Santanché, sul capo dello Stato avete più volte espresso, manifestato un certo dissenso, addirittura Berlusconi ha detto io non lo rivoterei. Ora, queste dichiarazioni delle ultime ore? Ma guardi, io credo di aver detto già molto, in molte trasmissioni quello che penso del capo dello Stato. Intanto ho sempre detto che io non lo voterei più e mi sono molto dispiaciuta di averlo votato per uno spirito, si dice così, di servizio. Non lo farei più. Napolitano io credo che sia il male assoluto del nostro paese. Perché Napolitano è l'uomo che ha tramato per avere un presidente Monti. La cosa più grave che ha fatto nei confronti dei cittadini italiani è che siccome non bastava nominarlo Presidente del Consiglio, lo nominò qualche giorno prima senatore a vita. E quindi noi lo dobbiamo... No. Quindi noi lo dovremo pagare per tutta la vita. Napolitano dovrebbe avere un sussulto di dignità, dimettersi per il fallimento della propria missione, la pacificazione. Ma oggi è successo... Lo esprima in un voto. Scusi, oggi è successa una cosa più grave, perché quello che ha fatto il Presidente del Senato, ricordo seconda carica dello Stato, che ha detto per la prima volta nella storia che il Senato si costituirà parte civile, Grasso non poteva farlo se non aveva l'asse con Napolitano. E vede, quello che non mi piace quindi, in questo paese... però sono concetti seri. Cioè, non mi piace che siano tutti... Io penso che il vero concetto sera sia il lavoro, l'industria... No, ma scusi, Berlusconi... la sua trasmissione l'ha fatta lei su Boldrini, gli insulti... No. E quindi se no io sarei ben contenta di parlare del declino Italia che arriva dopodomani, di tante altre però, cose. Però siccome la conosco... Però seguiamo la scaletta, è lei che decide la trasmissione. No, che ora lo so, che Berlusconi è la cosa più grave che sta accadendo nel Parlamento. Ma io non lo so, lei magari non ne può fregare di meno, io la rispetto. Un po' di meno di quello che pensa lei, sicuramente, certo, anche perché è stato un po' sputato come uno sicino di pollo da un certo giro, quindi naturalmente... Sì, ma assolutamente, sono d'accordo. Infatti, ma è bello della politica. Ma io vorrei parlare di Napolitano. Allora, meglio. Esatto, e quindi voglio dire, Napolitano ha fallito nella sua missione, Napolitano dovrebbe dimettersi. E guardi, io sono molto dispiaciuta che l'impeachment che ha presentato il Movimento 5 Stelle non sta in piedi, perché altrimenti io, al netto del Movimento Politico Forza Italia, io avrei votato l'impeachment per il Presidente Napolitano. Ma è un voto ininfluente, cioè cos'è, non so... Zero. Ma zero, è inclassificabile. Zero. Ma... Adesso arrivo a Gozzi, perché poi voglio arrivare ancora su Letta. Santa che su Letta, perché li ho tenuto. Ma guardi, non vorrei offendere i camerieri, perché è una professione che io stimo molto, però lo stesso voto, perché Letta è il cameriere di Napolitano. Zero. Allora, Gozzi, in attesa di arrivare a lei, volevo andare da Daniele Casetta, che è presidente dei giovani di Confartigianato, perché
Una delle tante promesse del governo Letta era quello del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Addirittura si diceva, noi questo risultato lo abbiamo ottenuto. Invece voi artigiani cosa ci dite? A parte che già anche l'Europa, mi fate vedere anche la grafica, a parte che anche l'Europa ha detto all'Italia e al governo Letta di pagare. Via. Non è cambiato assolutamente nulla, le cose sono peggiorate. Se ormai chiediamo a chiunque quali sono i problemi che abbiamo noi artigiani, li sanno tutti. Calano le commesse, in compenso aumenta la burocrazia e la tassazione ha raggiunto livelli esorbitanti. Tutto questo porta una cosa sola, non ci sono più utili. Ci chiedono di innovarci, però quando apriamo il cassetto dei nostri utili, dentro lo troviamo vuoto. Lo troviamo vuoto e soprattutto gli artigiani, perché forse non passa bene il concetto, gli artigiani sono quelle imprese che arrivano fino a 15, 16, 17, 18 dipendenti. Nel mio caso sono due, figuriamoci. Voi quindi avete questo problema del mancato pagamento? Abbiamo questo problema del mancato pagamento, abbiamo il problema che noi tutti i soldi che ci arrivano li investiamo tutti per la nostra azienda, perché noi non portiamo le sedi all'estero. Certo. Non c'è mai stato nessun artigiano che ha portato i soldi. Una bottega all'estero. Questa è la grafica che arriva dall'Europa. No, aspetta. Voglio andare da Martina Proietti su chi paga i politici. Lo vediamo insieme questo servizio. Secondo uno studio di Open Polis, dal 94 ad oggi i partiti si sono intascati 2,7 miliardi di euro di rimborsi elettorali, ma non gli sono bastati. Solo nel 2013, infatti, i finanziamenti dei privati e politici sono aumentati di 23 milioni di euro rispetto allo scorso anno, per un totale di 61,1 milioni di euro. Ma perché i privati hanno interesse a finanziare la politica? Ce lo spiega Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, segretario dell'ufficio di presidenza della Camera. Vogliono progressivamente incentivare i privati a dare dei soldi ai politici senza mettere dei tetti abbastanza bassi per far sì che sia un finanziamento diffuso e non clientelare. Noi abbiamo i dati dei rimborsi del 2013, si evince insomma come degli interessi particolari arrivino in Parlamento. Il problema vero non è tanto che i politici prendono i soldi dai lobbisti. Questo è un grosso problema, ma il problema vero è che i cittadini non lo sanno quando ci sono le elezioni. Anche l'attuale decreto Letta sul finanziamento pubblico prevede sì la trasparenza. Io cittadino posso sapere sì quanto ha preso e da chi lo ha preso un politico, ma solo dopo le elezioni. Io lo devo sapere prima, magari se lo sapevo non avrei votato il politico che prende il finanziamento privato dalle lobby del gioco d'azzardo, perché magari me lo ritrovo Presidente del Consiglio. Quello che su cui stiamo lavorando già è quello di una regolamentazione del sistema del lobby che non esiste in Italia, in particolare stiamo pensando a un modello simile a quello europeo, dove per poter fare attività di lobby deve avvenire in un contesto specifico che viene chiamata in Europa gabbia e con un codice etico comportamentale che devi sottoscrivere. Se lo violi devi pagare delle sanzioni. Il primo passo che dobbiamo fare insieme per sconfiggere il clientelismo parlamentare è la massima trasparenza. Quanto incidono questi interessi particolari dentro al Parlamento? È una delle cause principali della rovina di questo paese. Mattone, tabacco, sanità, società di scommesse e imprenditori. Sono questi i soggetti che finanziano maggiormente la politica. E mentre in Senato giace il decreto sull'eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti, dalla tesoreria di Montecitorio arrivano i primi rimborsi del 2013. Infatti siamo entrati in possesso di questi documenti che lasciano aperte molte domande. Sarà un caso che alcune società che finanziano la politica poi prendano dei soldi pubblici? È successo all'Albatros Entertainment, società di produzione video che ha prodotto per la RAI la fiction Anni Spezzati e che ha finanziato con 15.000 euro la campagna elettorale 2013 di Maurizio Gasparri, che siede proprio in Commissione Vigilanza RAI. Senatore Gasparri, sono Martina Proietti di La Sette La Gabbia. L'abbiamo cercata in Senato, volevo chiederle un'intervista sui rimborsi elettorali. Come siede in Vigilanza RAI, in Commissione Vigilanza RAI, era curioso il fatto che prendesse 15.000 euro da una società che ha prodotto una fiction proprio poco tempo fa. Quello è il problema, scusi. No, perché secondo me la vigilanza si occupa di fare le fiction. Però è curioso che arrivi magari, non so, in Parlamento un interesse particolare di una società particolare che opera. No, non è così, pubblico. È proprio fuori vista. Sono delle persone che sono miei amici. È stata prodotta una fiction proprio con questa società. È curioso, no? E mi contribuisce.
voti elettorali chiede a quelli che possono alzare i contributi, è difficile che diano dei contributi i poveri. Ah, quindi i ricchi possono essere portati in Parlamento come interesse, i poveri no? No, guardi, lei è proprio fuori strada, guarda, non è tempo da perdere con lei. Oppure, come succede al senatore Ugo Sposetti, che ha intascato 37.000 euro dalla Federazione Italiana Tabaccai e poi proposto un emendamento per tassare le sigarette elettroniche. Lei ha preso 37.000 euro dalla Federazione Italiana Tabacchi. Hanno promessi di più. Ma non è un po' strano che poi propone un emendamento proprio sulla regolamentazione della sigaretta elettronica? Ma questo non è strano, non è una pressione di una lobby, secondo lei? La gente che mi vuole bene. Questo non è un po' fare gli interessi di una lobby o di un settore, insomma, a scapito poi di fatto di quello della società che lavora. Cioè, fa gli interessi di un settore e basta, questo a lei è chiaro. Quando si raccolgono i soldi, uno va, gira a tutti. Ma come gira a tutti? Gira soltanto a una lobby? È una pressione lobbistica questa, possiamo. Come no? Però sempre a scapito dell'interesse della collettività. Non tutti possono fornirle 37.000 euro, allora. Nella curiosa lista anche Altero Matteoli, che per il 2013 ha preso 20.000 euro dall'associazione Conciatori Santa Croce sull'Arno, salvo poi spendersi per una legge sull'utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia. Abbiamo visto che nel 2013 lei ha preso 20.000 euro dall'associazione Conciatori sull'Arno, che è lo stesso posto dove lei è andata a fare la campagna elettorale. Non è un po' strano che ci siano degli interessi particolari che poi finanziano i parlamentari o i senatori? Chi le dovrebbe dare i finanziamenti ai parlamentari se no coloro che si conoscono? Però poi non si rischia un po' di portare degli interessi particolari dentro al Parlamento? Mi dica una cosa che io ho fatto. Lei si è speso nel 2013 su una legge in materia di utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia. Ma con tutti i problemi che sono gli italiani. Era una legge. Sì, ma guarda caso è andato lei lì e si è preso 20.000 euro da. Ma quando è che la politica si mette un po' a servizio dei cittadini? Amurri, Sandra, mi dovevi dare il voto su Letta? Su Letta, sì. Allora, se fossi la Bignardi dovrei dire con uno zio così non potrebbe fare il primo ministro. Ma non sono la Bignardi, non lo dico, però lui è uno che ha espresso solidarietà alla Bignardi e non lo ha fatto al PM di Matteo, ad esempio, dopo mesi e mesi, minacciato dalla mafia. Non hanno tempo loro e credo che dica tante bugie e che lo possa fare perché poi quando va nei salotti TV nessuno gliene chiede conto. E quindi è un governo delle larghe intese, è vergognoso, quindi direi zero. Gozzi, un po' di difesa, Taverna, poi arrivo. Allora, è chiaro che c'è una polarizzazione incredibile, cioè sì. la più alta carica dello Stato entra anche nel dibattito più spicciolo della politica, forse qualche colpa ce l'ha Napolitano. Sì, io parto da dove è partito lei, no? Perché li giudichiamo anche rispetto agli ultimi episodi. Sì. Allora, io credo che il discorso sull'Europa che ha fatto a Strasburgo sia un ottimo discorso, ha indicato l'Europa di cui abbiamo bisogno e ha espresso il comune sentire del 99% delle forze politiche in Parlamento, 5 Stelle inclusi, tanto per essere chiari. Questo mi sembra un buon discorso. Sulla dimensione europea, sì, sulla dimensione europea io credo che gli possiamo dare 7 a Napolitano. In generale, è evidente che sono sempre stato per il maggioritario, sono stato per il bipolarismo, sono stato per una visione che mi è sembrata un po' diversa da quella di Napolitano. È noto che io avrei voluto nella questa legislatura Romano Prodi Presidente della Repubblica. È noto come è andata la vicenda. Non posso imputarla a Napolitano, devi imputarla a 101 criminali politici che hanno impedito le elezioni di Romano Prodi. Ma posso imputarla a Napolitano? Imputarla al Parlamento. Letta invece, Gozzi, Letta com'è che sta operando? Letta gli do 6. Perché fa un ottimo lavoro sulla scena internazionale, ma il suo governo deve fare molto di più sulla politica interna. Può fare il commissario? No, lui sta già pensando al suo prossimo incarico, quindi sta molto all'estero, perché vi do una notizia, lui vuole fare il commissario europeo,
quindi va a fare pubbliche relazioni, perché poi, scusi, quando uno e tutti i giornali, e questo è vergognoso, scrivono grande risultato, portato a casa 500 milioni, vorrei dire che 500 milioni è come una famiglia che guadagna 2.000 euro al mese e portasse a casa 5 euro. Sì, per cui capisce che... Comunque, dopo questi 500 mai, milioni ci se saremo. Mai, se mai avesse un incarico europeo sarebbe un ottimo incarico, perché farebbe quel lavoro benissimo. No, ma anche perché sta governando per l'Europa. Scusi, 500 milioni sono come quelli si sono pagati due privati, sono i 500 milioni che Berlusconi ha pagato De Benedetti. E invece a quel servizio andrebbero aggiunti i soldi. No, ma tanto per fare un esempio... La stessa cifra. 400 milioni, 400 milioni è quello che gli arabi, il presidente arabo del Paris Saint-Germain voleva comprare Messi, eh. Allora, Rabino. Ma secondo me Napolitano è un galantuomo, è un signore di 90 anni che avrebbe fatto volentieri a meno di ripetere l'esperienza di capo dello Stato, però in questo nostro paese pieno di confusione, pieno di arrabbiature generali, è un elemento di buonsenso e di equilibrio. E io quindi... ritengo che nessuno sia perfetto, dico che il nostro Presidente della Repubblica si merita un bel nome. Certo. Nove. Scusi, allora, state un po' zitti. No, ma vorrei dire... Scusi, anche aspetta, perché, no, mi anche dice perché anche se no lui non era in per Parlamento. Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, io sono d'accordo con l'onorevole Gozzi. Letta ha fatto in un contesto altrettanto difficile quello che poteva, ma gli è mancato il coraggio, la voglia di fare una sortita, di metterla sul piano della determinazione. Ci sono qui c'è uno spaccato della società italiana, ci sono i lavoratori dell'Euteglia, ci sono gli artigiani, quindi, si aspettavano da Letta e da questo governo più coraggio. Quindi gli dai? Sei. Un 6. Allora, Taverna, l'ho lasciata per ultima, perché, ripeto quello che ho detto a Gozzi, quando il capo dello Stato polarizza così anche il giudizio, vuol dire che non è più terzo nel gioco istituzionale. Guardi, personalmente sono 2-0, con due motivazioni completamente opposte. Letta è un non pervenuto e Napolitano è un troppo pervenuto. Letta come Presidente del Consiglio... Per piacere! Sì, è troppo pervenuto Napolitano, perché un Presidente della Repubblica dovrebbe essere una figura terza, super partes, un garante. Noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che invece di garantire le minoranze ha fatto delle riunioni segrete con le maggioranze per poter decidere quale dovesse essere la legge elettorale. Abbiamo un Presidente della Repubblica che dovrebbe garantire la Costituzione e che il primo atto che fa è quello di spingere un comitato per la revisione del 138, che è la nostra forma di garanzia della Costituzione stessa. Un Presidente che ha permesso che questo governo andasse avanti per 10 mesi con decreti di urgenza mai urgenti, mai omogenei, e li firma il Presidente della Repubblica. Mi perdoni signor dottor Paragone, ma se parlo con lei ho un'altra voce e mi rimane difficile dare delle spiegazioni. Comunque, no, mi faccio aggiungere solo una cosa. Prima lei ha mandato delle immagini sempre riguardanti alle cose particolari che sono successe alla Camera. Io di tutte quelle immagini ho visto una sola forma di violenza ed era lo sganassone alla deputata Lupo. Per il resto erano parole o azioni, ma l'unica forma di violenza a carico di un questore della Camera dei Deputati. Allora, ci vediamo tra poco, ma prima un bacio. Non è andata su quello che allora, la camera. Ok, tanto ci sono le immagini, ci sono i video. Ma se ci sono i poltrone, visto che si è parlato di Mastra Pasqua prima, via. Al Gran Valzer delle poltrone i colossi di Stato vanno a ruba. Il primo a saltare è il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, che comunque mantiene i suoi altri numerosi incarichi. In pole position al suo posto l'ex ministro Tiziano Treu, gradito a Napolitano e vicino a Letta, seguito subito dopo dal leader della CISL, Raffaele Monanni. Ma a primavera cambieranno anche i consigli di amministrazione di Eni, Enel, Finmeccanica, Terna e Poste. E l'effetto porta girevole, che prima ti manda fuori e poi ti riciccia nella stessa o in altra posizione, è quasi garantito. Sempre gli stessi al comando, insomma. Prendete l'Eni, il boccone più ghiotto, e prendete Paolo Scaroni. Il supermanager sta chiudendo il terzo mandato in Eni
è amministratore delegato e direttore generale del colosso petrolifero dal 2005 e se Enrico Letta sarà ancora in sella, il quarto mandato sembra garantito. Del resto, i due si conoscono bene. Scaroni è stato ospite di Vedrò, la fondazione di Letta, finanziata anche da Eni, ed entrambi hanno partecipato alle riunioni del Bilderberg. Scaroni c'è stato 6 volte negli ultimi 10 anni. Un abitué del salotto dove grande finanza, politica e gruppi industriali disegnano i destini del mondo. Siamo ingiusti con Scaroni? Allora parliamo di Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel. Anche lui a primavera terminerà il mandato e anche per lui ci sono ottime possibilità di riconferma se il governo Letta resterà in piedi. Amico di Vedrò, quindi di Letta, è presente 3 volte al Bilderberg nel 2010, 2011 e 2012. Siede sulla poltrona di Enel dal 2005 e a chi era succeduto? Proprio a Scaroni, passato da Enel a Eni. Poi ci sono Finmeccanica, Terna, Poste e Telecom, con i capi in scadenza tra aprile e maggio 2014. I telefoni non sono più italiani, ma la politica aveva pensato di sostituire l'attuale amministratore delegato, Franco Bernabè, con Massimo Sarmi, ora amministratore delegato delle Poste. Manager che escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Ha fatto molto discutere il decreto sulla rivalutazione di Banca Italia, dopo ne parleremo con Paolo Barra, affronteremo tutte le vicende legate alle banche. Però sulle piccole storie di banche adesso sentiamo Edoardo Di Lorenzo, che ha una storia veramente particolare da proporci. Se sei una persona normale mi dovresti chiedere scusa e vergognarti. Questa è stata la risposta che mi ha dato una banca su mia richiesta per controllare dei tassi che a noi sembravano un po' troppo elevati. Onestamente, lei come direttore di banca, come giudica una risposta del genere? Onestamente, al di là di tutto, non entro nel merito della posizione perché comunque non, sì, ma non è già seguita della... Sì, ma non è questione di posizione, è questione che una banca non si può permettere di rispondere a un proprio correntista con queste lettere. Questa lettera è stata spedita da un capo area di una grande banca ed è indirizzata ai fratelli Giancarlo e Romano Caminati, artigiani della ceramica in provincia di Modena. Con la banca non abbiamo ancora finito, tra poco ci torneremo, ma intanto ecco come si è arrivati a questo punto. Mi è arrivato un resoconto con degli interessi passivi più interessi su interessi, quindi io chiaramente mi sono arrabbiato, insieme a lui ci siamo arrabbiati e io ho incontrato questa persona, un po' incazzato, gli ho detto guarda, così non si fa. Questa persona mi ha risposto, come avete visto, con un fax scritto dove ci diceva di vergognarci, che i tassi erano quelli che dovevano essere, che io mi dovevo scusare con lui. Il nostro consulente ha rilevato che effettivamente sono tassi di usura, quindi adesso vedremo cosa succede. L'azienda Caminati continua ad avere un buon volume d'affari, ma le difficoltà persistono. Così i titolari cominciano a farsi delle domande. Non calando gli ordini, abbiamo dimezzato il personale perché da 11 dipendenti siamo rimasti, quelli che vedi, in 5. Abbiamo visto che praticamente non riuscivamo più a pagare gli stipendi ai dipendenti. Abbiamo trovato questo grosso gruppo ceramico che ci ha dato da lavorare, quindi carichi come le molle andiamo in banca, come hanno visto il cliente, il pagamento, non ci hanno più anticipato niente. Perché secondo loro 160 giorni erano troppo lunghi, quindi loro non anticipavano niente. Cioè il cliente vi pagava 160 giorni, ma loro hanno reputato che non fosse... Esatto, no, perché non si può, è pericoloso. La spiegazione logica di tali difficoltà sono quindi gli alti tassi applicati dalla banca sui fidi. Nel giro di 2 anni e mezzo ci hanno preso su qualcosa come 50.000 euro, 50-55.000 euro di interessi. Quando devono aprirti il conto? Stendono il tappeto rosso, mentre invece quando sei in difficoltà si comportano in questa maniera. Torniamo alla filiale dove i Caminati hanno il conto da anni. Ma prima, nel tragitto, ascoltiamo Gaetano Vilnò, consulente dei due artigiani in questa vicenda. E tra poco verrà anche lui con noi a parlare col direttore di filiale. Io sono un ex bancario, quindi io ho lavorato 9 anni come agente in attività finanziaria. In che percentuali riscontra irregolarità nei conti correnti, nei rientri, nei fidi e in tutto quello che concerne il sistema bancario? Al 100%, tutti. Cioè ci sono sempre irregolarità? Tutti. La domanda non è se, è quanto.
onestamente, lei come direttore di banca, come giudica una risposta del genere? Onestamente, al di là di tutto, non entro nel merito della posizione perché comunque non, sì, ma non è già seguita di... Sì, ma non è questione di posizione, è questione che una banca non si può permettere di rispondere a un proprio correntista con queste lettere scritte di pugno. Ripeto, non entro nel merito della situazione perché non la conosco. Però, vede, se sei una persona normale mi dovresti chiedere scusa e vergognarti. Ma le sembra che una banca grande come la vostra... Tanto quello che c'è qui non... Cioè voi vi sentite talmente forti da poter rispondere alla persona scritta in questo modo? No, non mi sembrano questi i luoghi adatti. Ma il problema è che a voi... Che non... È già seguita dalle autorità competenti, il nostro ufficio interno si sta già occupando della cosa. Beh, il problema è che voi non reputate mai, cioè è sempre qualcun altro che deve... Le polemiche. Se voi parlaste un po' di più con i vostri clienti, soprattutto non mandaste queste lettere, forse il sistema bancario sarebbe un po' meglio accetto dai clienti, dice di no. Ma non abbia così paura di... No, ma non mi esprimo. Un suo collega ha scritto di vergognarsi perché una signora ha chiesto un conteggio. Perché lei deve vergognarsi di esprimere la propria opinione? Ha pure che la licenziano? No, non è che mi vergogni di esprimere la sua opinione. Ha sbagliato il suo collega, basta. Non sono qua a voler esprimere cose di una situazione che non conosco. Sì, ho capito, ma quello è scritto, non c'entra la situazione. Ma non mi interessa. Ma lei direbbe al suo cliente si vergogni? Ma questo... Sì o no? Riguarda me. Lo direbbe? Non è relativo, non è inerente alla situazione. E direbbe a un cliente che le chiede una... Cosa facile come questa di chiedere i propri diritti, lei si vergogni, lo direbbe? Ripeto, neanche questo. Niente, sì. Non ne voglio sapere. Prego. No, ma scusi, ma lei dico, ma lei direbbe, prego. Si vergogni. Prego. Ma perché lei non rispondi? Cosa ha paura? Non ho paura di niente, non è una situazione che mi compete. Neanche un'opinione le compete. C'è già chi se ne sta occupando. Ma di questo siamo d'accordo, che c'è una perista, c'è usura e quant'altro. Ma neanche... Non sa più lei di me? È imbarazzante però. È un po' l'imbarazzo di questo. A me sembra più imbarazzante come mi state confrontando voi adesso. Cioè quindi... questa è un'opinione che io esprimo. Scusi, lo può dire a lui che siamo imbarazzanti? Questo comportamento lo reputo imbarazzo. Vale, l'unico comportamento imbarazzante è il suo, arrivederci. La mano, guarda, non gliela stringo. Fanno il lavoro più brutto del mondo, vanno a fregare della gente in modo inconsapevole e non vogliono neanche capire cosa fanno, quindi è il lavoro più brutto del mondo. Paolo Barnard, ciao Paolo. Allora, ha fatto molto discutere, molto arrabbiare questo discorso della rivalutazione di Banca Italia. Però forse il problema è che se provassimo ad alzare lo sguardo ci accorgeremmo che il dramma sta nell'intero sistema bancario europeo, ancora una volta ancorato all'Eurozona. Perché cosa può accadere? Sì, posso cominciare con un messaggio al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che si è presentato davanti al Parlamento, al Senato della Repubblica, quindi davanti all'Italia, a mistificare sul significato di questa ricapitalizzazione, che è sì un regalino alle banche, è una ricapitalizzazione continua delle banche private, ma lei non ha detto qual è il problema di interesse nazionale che rischia di stravolgere il paese un'altra volta, la seconda volta nell'arco di 10 anni. Doveva dirlo, ha mancato di dirlo e questo è molto grave. Poi mi faccio una cortesia, dico al suo ufficio stampa di piantare, di prendere in giro e di fare bidoni a giornalisti come me e altri giornalisti della gabbia che cercano di sapere dei fatti per la tutela nazionale. Grazie. Allora, quello che succede è questo. C'è stata una crisi finanziaria, la politica si è decisa finalmente, Mario Draghi è stato costretto a istituire degli esami per le grandi banche europee, per cui le grandi banche italiane. Ci saranno nel 2014 due test della solidità di queste banche. Ora, che cosa ha fatto il decreto Banca Italia? A parte il regalino alle banche, perché bisogna spiegare al pubblico a casa che 1 miliardo dato a una banca come liquidità sono piccioli, è poca cosa, ma se il miliardo entra nella capitalizzazione della banca, cioè nelle azioni della banca, è invece una grande cosa. Allora questo decreto articolo 6,6 è di fatto più che un regalo alle banche, un sistema per ricapitalizzare le banche italiane di continuo negli anni. Perché devono essere ricapitalizzate? Beh, devono essere ricapitalizzate perché le grandi banche italiane assieme alle più grandi banche europee, Deutsche Bank, BNP Paribas,
ING, Intesa, Unicredit, le grandi banche italiane sono tecnicamente di fatto insolventi, sono tecnicamente fallite. Pensate che la Deutsche Bank nel 2009 ha evitato il fallimento nascondendo 12 miliardi di euro dai propri libri contabili, l'ha fatto, è stata scoperta dalle Financial Times e di fatto poi il governo tedesco non ha fatto niente. Ma la Deutsche Bank era tecnicamente fallita nel 2009. Ora, il Fondo Monetario Internazionale a novembre ha rilasciato un documento che la dice lunga sulla situazione delle banche in Europa. Pensate che ha calcolato che solamente le banche spagnole e le banche italiane, le più grandi italiane, da Intesa, Unicredit, UBI, Banco Popolare, eccetera, hanno 230 miliardi di buchi di prestiti insolventi. Il totale dei prestiti emessi dalle banche insolventi in Europa è 1.500 miliardi di euro. Ora, è qui dove arriviamo. Dov'è che Visco non è stato capace di informare gli italiani? Il problema è che a ottobre di quest'anno, quando questi test dimostreranno che una o due o quattro di queste grandi banche europee sono di fatto fallite, i mercati esploderanno un'altra volta, svenderanno tutte le posizioni in euro, ci sarà di nuovo esattamente da capo la crisi del 2011, Mario Draghi lo sa, Visco lo sa, non lo dicono ai paesi europei, non lo dicono agli italiani, il problema è che poi chi ci rimette? Sappiamo cosa è successo dal 2011 in poi. Chi ci rimette ovviamente siamo noi cittadini, sono le aziende, sono gli operai. Cioè ci sarà veramente quella che potrebbe essere la più grande crisi finanziaria europea, perché la prima veniva dall'America, questa è tutta europea, e forse, io lo spererei a questo punto, assieme a Borghi credo, che mi darà ragione, il crollo dell'Eurozona. La parola a nessuno. Il mio nome è Nessuno. Vivo nelle stanze del potere e so le cose. So perché Giorgio Napolitano, nel suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo, ha detto che non regge più la politica dell'austerità ad ogni costo. State tranquilli. Re Giorgio non ha cambiato idea sull'Europa. Lui non è tipo da cambiare opinione così facilmente, anzi, quando si mette in testa qualcosa, non c'è verso di farlo pensare diversamente. Quella di Strasburgo era una sottile mossa politica. Napolitano ha capito che la situazione gli sta sfuggendo di mano. I suoi consensi sono in caduta libera. All'inizio del 2013, secondo i sondaggi, il 60% degli italiani aveva fiducia in lui. Ma già a settembre dello scorso anno la situazione era cambiata e un sondaggio SVG spiegava che la fiducia era calata al 47%. Da allora ha continuato a scendere. Un sondaggio XE della scorsa settimana lo dava al 43%, sempre più giù. Re Giorgio si è accorto che gli italiani non sopportano più il fanatismo del rigore. Ha capito che quando il Movimento 5 Stelle e altri partiti lo criticano, aumentano i consensi. Allora che ha fatto? Semplice. Ha voluto dare un contentino al popolo. È andato a Strasburgo e ha dichiarato che l'austerità a tutti i costi fa male. Ci ha messo 50 anni per chiedere scusa sui fatti d'Ungheria, quando si schierò a favore dei carri armati sovietici e contro il popolo. Ce ne ha messi molto meno per capire che l'austerity è una boiata economica, ma non ha ancora chiesto scusa per averla imposta agli italiani. Ma chi è che ha imposto l'austerità e continua ad imporla? Proprio i governi voluti e protetti da Napolitano. No, caro Presidente. Le parole dolci e i contentini vanno bene per avere qualche titolo di giornale favorevole, magari per far aumentare di qualche punto il gradimento nei sondaggi. Ma chi sa leggere fra le righe ha già capito che si tratta di parole al vento. Chi mastica la politica sa che l'obiettivo di Re Giorgio è sempre lo stesso: applicare ciò che ci chiede la tecnocrazia europea. La stessa che ha voluto il governo Monti prima e il governo Letta poi. Esecutivi che sono pronti a svendere importanti asset industriali italiani solo ed esclusivamente per fare cassa.
Non è un caso se in Europa, nelle piazze affari, lo salutino sempre con grande affetto. Come quando a Cernobbio Kissinger gli disse: «Ciao Giorgio, il mio comunista preferito». Insomma, l'establishment sa che su Napolitano può sempre contare. È il popolo italiano che non può contare sul suo presidente della Repubblica. Fidatevi di nessuno. Sebastiano Barisoni si guadagna da vivere come direttore impactore di Radio 24. È famoso per raccontare l'economia con voce tenebrosa alla Jack Folla. Il suo peggior nemico è chi demonizza la finanza e il mercato. Claudio Borghi si guadagna da vivere spiegando agli italiani perché bisogna uscire dall'euro. È famoso per essere un grande esperto di numeri, ma soprattutto di arte. Il suo peggior nemico è la Bundesbank, che vuole imporre la patrimoniale agli italiani. Barisoni, ma non è stato quantomeno inopportuno il modo di collegare al decreto dell'IMU la rivalutazione di Banca Italia e quindi tutte le polemiche a cascata? Beh, totalmente inopportuno direi, perché ha creato una confusione anche terminologica tra l'IMU e la Banca d'Italia. Io non sono d'accordo stranamente con quanto avete detto prima, tranne che per un aspetto, cioè secondo me la parte più delicata e più criticabile di quel decreto non è la rivalutazione della Banca d'Italia, perché va detta tutta la storia. La Banca d'Italia valeva circa 300 milioni di vecchie lire dal 1936, perché Mussolini, quando la levò alle banche private, decise che quello era il capitale, diciamo, nominale. Ora, è chiaro che la Banca d'Italia non poteva valere 156 mila euro. Decisione del governo, farlo adesso. Perché l'ha fatto solo adesso? Perché gli servono i soldi per l'IMU. Ah, ecco. E quella è una richiesta politica. Ma non che è arrivava... solo quello. No, ma guarda, su quello io non ho, in maniera molto laica, non è che abbia una prevenzione. Quello che, non... che secondo me è molto sbagliato in quel decreto è una parte di cui non avete parlato, e cioè nel momento in cui lo Stato comunque guadagna 1,5 miliardi, 1,2 miliardi per la precisione da queste quote, perché va a tassare degli asset che si sono rivalutati, e con quello leva la seconda rata dell'IMU, scelta politica su cui non entro. Però poi ognuno di quelli che hanno spinto per questa scelta politica di levare l'IMU deve assumersi la responsabilità se lo Stato deve cercare i soldi, bravo, per levarla. No, un attimo, c'è una postilla che non mi convince, perché... Cosa dice la legge? Dice che le varie banche devono poi scendere sotto il 3%. Entro il 3%. E fin qui va bene. No, ma non, chi lo possono, compra 3, non possono venderlo agli stranieri, e anche questo va bene. Non vorrei un fondo BlackRock, okay. Io non difendo la finanza, c'è una piccola inesattezza nella scheda. Comunque, è un fondo BlackRock dentro la Banca d'Italia. Io non capisco perché, e non lo capisce neanche Mario Draghi, ci sia nella stessa legge la possibilità, non l'obbligo, la possibilità per la Banca d'Italia di comprare le quote superiori al 3% che le banche non riescono a vendere. Allora, la possibilità che diventa un obbligo, perché chi se le compra adesso in questa condizione? La legge ha questa possibilità. Il problema è che non esiste in natura un'altra banca centrale al mondo che debba ricomprarsi le quote dei suoi azionisti, certo, perché capiamo tutti che poi l'azionista una pressione la fa. Due, e lì è intervenuta la stessa Banca Centrale Europea, ha chiesto spiegazioni perché non viene nemmeno elencato il tempo che la Banca d'Italia deve detenere queste quote, certo. Quindi può essere un mese, un giorno, un anno, 10 anni. Ora, se tu sei una banca privata, devi cedere una quota, fai come qualunque cittadino quando deve cedere una quota di un immobile, di un'azione, vai sul mercato, vedi chi te la compra e porti a casa i risultati. Non capisco, ma veramente non lo capisco, perché la Banca d'Italia debba rilevare temporaneamente queste quote. Borghi. No, allora, secondo me non ci siamo. Non ci siamo perché innanzitutto bisogna capire questa rivalutazione perché doveva essere fatta. Ora, è vero che erano 150.000 euro del 36, no? Però erano soldi statali, attenzione, quelle lì erano soldi, le banche che hanno poi formato questo capitale erano originariamente statali, quindi erano soldi di banche statali. Per cui cosa succede? Queste banche, ora private, non hanno messo un centesimo in Banca d'Italia, non è che hanno un diritto perché certo, il privato ha messo qualche soldo e poi dopo si è rivalutato, non hanno messo un centesimo, quindi dovevano applicare la legge del 2005 che diceva che dovevano ritornare statali, perché non ha senso una cosa statale come la Banca d'Italia, come fai a dargli un valore? Ma non ho capito, ma che diritto hanno? Che prezzo è? Perché deve valere 7 miliardi? C'è rischio di imprese in Banca d'Italia? No, ma però c'è una cosa gravissima. Noi continuiamo a parlare di questi dettagli, delle rivalutazioni, dei 7 miliardi, ma l'oro
Banca d'Italia possiede in gestione, secondo me, e molto gravemente Visco ha detto possiede come titolo di proprietà, cosa non vera, Banca d'Italia possiede in gestione il patrimonio degli italiani che sono le riserve auree. Sono 100 e passa miliardi a valori dell'anno scorso di oro. Quarto letto, preparati. Se io ho 100 miliardi di valore, non vi sembra strano che in un paese come l'Italia, dove c'è una legge anche per la carie, non sono riuscito a scoprire un articolo di legge che dica chiaramente quell'oro lì di chi è, di che cosa bisogna fare? Io ho paura, e secondo me tutti noi dovremmo avere molta paura, che questa privatizzazione sia un sistema per, in una maniera o nell'altra, sottrarre questo oro alla disponibilità del popolo italiano. Zamparini, ti faccio ascoltare Mario Bortoletto. Alzati Mario, ciao. Il microfono ce l'ha Mario? Ragazzi, un microfono, su. Via. Allora, La rivolta del correntista è il libro che ha scritto per Chiare Lettere. È la mia storia. Ma... sta rivolta, com'è? La rivolta va bene. Io ho fatto causa a 6 banche, le ho citate in tribunale, e per tassi usurai. La prima l'ho già vinta. Una banca mi chiedeva 22.500 euro, è stata condannata a pagarmene 90. La seconda ha preferito, dopo la seconda udienza, chiamarle Transare. Le altre tocca dopo, le sistemeremo dopo. Quindi l'invito, che ho, cioè il libro che ho scritto per spiegare in parole semplici, perché io sono un imprenditore, come fare, cosa fare per non farsi fregare. Allora, Zamparini, da imprenditore, come hai visto questo decreto? Vede, io leggo ormai da qualche anno moltissimo su questo argomento, sull'argomento di come si è formato questo sistema finanziario mondiale e di come questa finanza e questa globalizzazione abbia ucciso l'economia, specialmente quella europea e specialmente quella italiana, che non gode di una buona amministrazione. Noi abbiamo dei pessimi politici, una pessima amministrazione, delle pessime istituzioni che non funzionano. E c'è veramente un disastro in Europa. Ma bisogna vedere il perché. Il perché è dato da una cosa principale. La moneta per costituzione, per diritto divino, dico io, è della gente. La moneta è della nazione. La moneta in questo momento qui non è nostra. La moneta è delle banche, che stampano carta e ci portano via le nostre ricchezze. Le voglio fare un esempio. Ieri avevo degli svizzeri da me. E mi hanno detto, vedi, da noi l'operaio in Svizzera compra la casa di 200.000 euro e paga lo 0,7% di interessi, ma poi non è che li deve pagare, la casa rimane ipotecata fino a quando lui non li pagherà, anche in 40 anni, in 50 anni, la Svizzera, non un altro paese, e noi non vogliamo imparare. Allora, Zamparini, vi faccio vedere questo servizio che riguarda il ministro Zanonato, quello che dovrebbe risolvere i tavoli. Alzatevi, lavoratore. Lo vediamo insieme il servizio su Zanonato che ha realizzato Filippo Barone. Vediamo. Lei la scorsa settimana in un'intervista ha citato Agile come vertenza risolta. No. L'ha detto lei in trasmissione. L'ha detto lei in trasmissione, l'abbiamo sentito tutti. Io ero davanti al TV quando ho sentito... Non so neanche di cosa sta parlando. Non ho mai detto che è una vertenza risolta. Mi faccia vedere dove l'ho detto. Questo è lei, giusto? Sì. Di tutti i tavoli di crisi, quanti sono stati risolti da lei, ministro? Di tutti i casi di crisi che eccolo qua. Agile, Una cosa è certa. Il ministro, tra le crisi risolte, cita anche Agile e Eutelia. Ma dei lavoratori e Zanonato torneremo dopo. Cosa hanno a che fare i migliori ingegneri italiani con il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato? La risposta è Agile Eutelia. Guardate. Questi aerei si sono mossi con i sistemi creati o gestiti dalle migliori risorse informatiche italiane. Così come le pattuglie di polizia e carabinieri.
i tribunali, le poste, banche, perfino i computer di Palazzo Chigi. Quelli che in America vengono messi a fare Google o l'iPhone, da noi nel 2009 vengono messi in cassa integrazione. Ma loro non ci stanno. Guardate. Occupazioni delle sedi, da Bari a Roma, Arezzo, Torino, manifestazioni, altre manifestazioni e incontri al Ministero dello Sviluppo Economico. Tanti, tante promesse, tanti rinvii. Nessuno ha dato risposta. Prima Claudio Scajola, poi Paolo Romani, Corrado Passera e ora Flavio Zanonato. Lo abbiamo intervistato nella scorsa puntata. Risentiamolo. Di tutti i tavoli di crisi, quanti sono stati risolti da lei, Ministro? Allora, di tutti i casi di crisi che eccolo qua. Agile, Berco, Bridgestone. Stiamo trattando. Zanonato nomina Agile tra le vertenze risolte dal Ministero. E immediatamente arrivano in redazione decine di telefonate e email di protesta. Sono tutti ex dipendenti di Agile Utente, come lui, Giulio Basile. Che cosa ha detto di sbagliato il ministro? Non è vero che la nostra vertenza è stata risolta. Noi fra 6 mesi finisce la cassa integrazione e noi saremo tutti col culo per terra. Tutti licenziati e tutti a casa. Giulio vorrebbe sentirlo dal vivo, il ministro che parla del suo posto di lavoro. E noi lo accompagniamo. Ministro, sono Barone della 7, le posso presentare un dipendente Agile? Lei la scorsa settimana in un'intervista ha citato Agile come vertenza risolta. No. L'ha detto lei in trasmissione, l'abbiamo sentito tutti. Io ero davanti al TV quando ho sentito... Non so neanche di cosa sta parlando. Quindi lei non sa quello che ha detto, nell'intervista della scorsa settimana? Mi faccia risentire l'intervista, no. Non mi risulta di averle detto la cosa. Stiamo costruendo un fatto sul nulla. Agile, non ho mai detto che è una vertenza risolta, mi faccia vedere dove l'ho detto. Me la faccia vedere. Guardi, ce l'ho qua. Questo è lei, giusto? Si riconosce? Sì. Di tutti i tavoli di crisi, quanti sono stati risolti da lei, Ministro? Allora, di tutti i casi di crisi che si sono... Eccolo qua. Agile, Berco, Bridgestone. Darsi adesso non lo escludo neppure. Ho un elenco di situazioni che mi ha fornito il Ministero e su cui abbiamo lavorato, onestamente. Però se voi ci dite quali sono le vertenze che veramente avete risolto, magari 161, capiamo. 161 tavoli, cioè ci sono 3.200.000 disoccupati in Italia, non è mica un numero da scattare. Il Ministero dello Sviluppo Economico cosa fa? Ma secondo voi, il Ministero dello Sviluppo Economico cerca di costruire le soluzioni attraverso cui si rilancia complessivamente l'economia, ma non è in grado di risolvere... Quindi non risolve i tavoli. Li affronta, non posso mica conoscere tutto l'universo delle iniziative del mio ministero, siamo anche in vari soggetti che se ne occupano. Quindi ministro, ci vediamo entro febbraio al ministero, sì. Risolviamo e ci fa tornare a lavorare. Perché no, questo mi faccio tornare a lavorare, questo è l'impegno nostro. È un impegno che non posso assumere. E cosa facciamo noi? Impegno e prendere l'impegno. Ma siamo 800 persone che rischiamo di essere messe in strada. 3.200.000. E cominciamo a risolverne qualcuna? Allora, per le banche i soldi arrivano sempre e subito, ecco perché ho voluto mettere a schiaffo la storia del lavoro. Allora, Giulio Basile, oggi il ministro ti ha chiamato. Sì, oggi il ministro, mentre venivo qua in treno da Roma, mi ha chiamato. Si è preoccupato di chiamarmi? Mi ha chiamato più volte e mi ha confermato un incontro per il 27 di febbraio. E a quell'incontro noi andremo preparati come lo siamo già, perché noi le soluzioni per tornare a lavorare ce l'abbiamo, gli abbiamo detto appunto che lui deve essere presente e lì a quell'incontro noi vogliamo una soluzione. La nostra è una delle vertenze più vecchie ferma a Palazzo Chigi, quindi merita una soluzione, merita giustizia e io mi auguro di venire in questa trasmissione a metà di marzo per dire che questo ministro insieme a noi ha trovato la soluzione. Bravo. E che quindi è diverso dagli altri. Giulio Battisti. Mi auguro di poter fare questo. Io me lo auguro con te e vorrei dire al ministro Zanonato che ogni tanto confrontarsi con le persone in carne ed ossa conviene, lo dico a tutti i politici. Bravo. E invece se state arroccati in quello schifoso palazzo,
fate delle figure, a quest'ora lo posso dire, di merda, colossali, colossali. Ora, Rabino, ora lei, lo so, potrà prendere la parola, però al vostro voto di fiducia, voi lo state mantenendo sto diavolo di ministro che faceva l'elenco così delle cose fatte e non lo sapeva neanche. Allora, a proposito, Zanonato, venga qui, accetti l'invito di venire qui, ci metta la faccia. Guardi, prima parlavo di Napolitano, ho detto che nessuno è perfetto, quindi anche il ministro Zanonato avrà i suoi difetti. Però il caso dell'Euteglia, poi potremmo parlare di Electrolux e dintorni, il caso dell'Euteglia dimostra come, ha detto bene lei, mettendosi a parlare con le persone in carne ed ossa. Io sono piemontese, non sono di Torino, ma conosco il vostro caso, non ero ancora parlamentare, so che alcuni parlamentari gli sono sempre stati vicino. Adesso, col ministro, bisogna mettersi a un tavolo e trovare una soluzione concreta. Questo deve essere l'approccio. Altrimenti dimissioni? Ma, altrimenti dimissioni? Il ministro a me è sembrato anche serio, posso difenderlo? Il sì, ministro quando ha detto prima, risolviamo qualche caso, il ministro non le ha detto, sì, lavoro per tutti, ha detto... Ci siederemo a un tavolo e vedremo quel che si può fare. La politica oggi... Ha detto Romani prima e passerà dopo, attenzione. Io sono arrivato adesso, io dico solo, diffidate dei politici che appena vi incontrano vi dicono tutto bene, tutto a posto, lavoro per tutti. Stiamo parlando di un ministro che aveva detto che aveva risolto il caso e poi quando gli ho detto... non complichi la sua situazione. Si è sbagliato. Ma un ministro sbaglia su un tavolo aziendale aperto da decenni. Paragone aveva un elenco su un iPad. Io lo pago come ministro. Allora chiudiamo quel ministro. Gli avevano dato un dato sbagliato. Allora, Marco Gaiazzi, giornalista di Classe TV. Ciao Marco. Ciao Giallo. Allora, questo dato sui 60 miliardi di corruzione mi ha incuriosito un articolo che tu hai scritto in cui tu dici, attenzione, vabbè fare le figure. È ora di dire basta alle balle che fanno male artatamente al nostro paese. Iniziamo con lunedì, la Commissione Europea produce un documento relativo alla corruzione e dice che in Italia ci sono 60 miliardi di corruzione, il 50% della corruzione in Europa, e cita la Corte dei Conti. Io sono andato a leggermi la Corte dei Conti. La Corte dei Conti dice esattamente il contrario, dice che i 60 miliardi appare esagerato per l'Italia. Prima balla, 60 miliardi, da dove nasce questa cifra? Come tutte le leggende, non sai chi l'ha scritta, ma sai riscoprire come è stata creata. La Banca Mondiale qualche anno fa ha stimato nel 4% del PIL la corruzione mondiale. Se tu applichi il 4% al PIL italiano, ottieni la cifra di 60 miliardi. Seconda balla. Terza balla, l'Italia è finita nella classifica dei paesi più corrotti al mondo, Transparency International. Sai che cos'è Transparency International? Sì. È un ente non governativo con sede a Berlino, fondato da due ex dipendenti della Banca Mondiale. E sai come hanno fatto questa classifica in cui l'Italia è 70esima dopo il Ghana e il Botswana? Chiedendo ad alcuni economisti e ad alcuni rappresentanti dell'economia e della finanza qual è la loro percezione di ogni paese della corruzione. Quindi qualcuno, io credo, dovrebbe tirar fuori le sfere d'acciaio e difendere l'Italia quando serve. Bravo Marco! Allora... Andiamo, state con noi perché a tra poco i temi ci sono tutti, banche e lavoro, a tra poco. Lavoro, maledettamente lavoro, è un tema per cui Letta dovrebbe non dormire la notte, e infatti noi gli proponiamo anche questo servizio di Cristina Scanu, che è andata in Sardegna. Lavoro, sviluppo, occupazione! Lavoro, sviluppo, occupazione! Sono le 10:30, un gruppo di lavoratori in cassa integrazione, disoccupati, esodati, sta bloccando le strade del Sulcis. Questa è la 126, la strada che da Cagliari conduce a Carbonia. Al momento i manifestanti si sono sparpagliati. Un gruppo là in fondo, un gruppo qui alla rotonda. Questa è la manifestazione contro la classe dirigente politica nazionale che ha abbandonato il Sulcis di Grosseto. Sono venuti alla grande miniera di Servariu. Ci ha
hanno portato promesse, proclami, dopo un anno neanche un posto di lavoro è stato creato. Noi vogliamo lavoro, 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 lavoro. Solo nel 2013 42.000 persone sono emigrate verso la Germania, verso i paesi del nord. Cioè è ricominciata l'emigrazione verso la Germania come negli anni 70. Facciamo un anno adesso a febbraio che ci hanno staccato l'acqua e abbiamo tre bambini a casa. Perché non riuscivi a pagare le bollette? No, purtroppo no. Mio marito ha mobilità, però è da sei mesi che non prendo un centesimo. Io sono vedovo, ho tre bambini, un bambino disabile. A me non mi hanno dato un lavoro. Cosa faceva prima? Io prima facevo il muratore. Nel Sulcis la gente è esasperata. Scende in strada per chiedere un lavoro. 7.000 persone qui vivono da anni grazie agli ammortizzatori sociali. E 40.000 disoccupati non hanno diritto nemmeno a quelli. Dove sono i politici che si nascondono? Abbiamo diritto a un lavoro e non prese per il culo che ci promettete, promettete e non ci date niente! Uscite! 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 La politica si fa gli affari suoi, si fa i suoi interessi. E prima che tocchi a mio figlio lotto io per salvare il pane ai miei figli. Questo è scontato. In Sardegna è per accaparrarsi la poltrona, per sistemarsi loro e sbattersi nelle palle di tutti quanti. Capito? Quello. La gente muore di fame e loro pensano solo ai loro interessi. Questo è la politica. Loro invece sono i lavoratori interinali della Rockwool. Dal 9 gennaio vivono senza luce e senza acqua nella miniera di Monteponi. La miniera non è sicura, ma loro l'hanno occupata lo stesso, perché dal giugno scorso sono senza un sussidio e chiedono di essere ricollocati. Non ci volevano ascoltare proprio nessuno. Allora abbiamo deciso di occupare la miniera, non c'è né acqua, né corrente, neanche bagni, non c'è niente. E starete qui dentro fino a quando? Fino a quando non ci danno una risposta. E che si muove l'acqua? Almeno avessero il coraggio di avvicinarsi qui e dirci le cose, anche perché non ci vogliono dare almeno il nostro diritto al lavoro. Non vengono invece qui a dirci no, questo? No, queste cose non ce le dice nessuno. Le aspettiamo a Cappellaggi, agli altri, a tutti. Siamo stanchi anche di gridare. Non è che non siamo arrabbiati, siamo arrabbiati. È che ci stanno togliendo la voce. Cioè siete anche stanchi di protestare? Stanchi di questi qua che ci promettono, dicono, ma nessuno ci fa qualcosa. I nostri nonni si sono anche fatti sparare addosso. Adesso la tomba sta rivoltando, perché noi piano piano ci stiamo prendendo tutto quello che loro hanno conquistato. Cioè tutti i diritti conquistati dalle generazioni precedenti. È vero. Piano piano ci stanno prendendo tutto. Tra due settimane in Sardegna si vota per le regionali. Stanno arrivando politici nazionali di destra e sinistra per sostenere i candidati, ma nessuno di loro si è spinto fino alla zona industriale di Sant'Antico. Queste famiglie che vivono da 4 anni nei container non hanno nemmeno più la forza di protestare. Siamo disoccupati. La possibilità di pagarci un affitto non ce l'abbiamo. Io l'ho chiuso molto. Ah, l'avete chiuso voi per avere un po' più di spazio. Maria ha 24 anni e vive qui dal 2009 col marito e i suoi due bimbi. Per loro l'unica entrata viene da qualche lavoretto in nero. Qui i politici però non si sono fatti vedere. No, solo, ma neanche i politici comuni sono venuti qua, No, ma neanche in campagna elettorale, neanche i candidati sono venuti a vedere come vivete. Niente, non vengono qua proprio. Ma a questo punto cosa dobbiamo fare? Non viene nessuno, non si interessa a nessuno. Anche Liliana sta aspettando che il comune le assegni una casa popolare. Il marito fa l'allevatore, ma lei non ha mai lavorato. Siamo tutti disoccupati, siamo tutti malmessi. Quando piove abbiamo l'acqua dentro perché ci entra dalle finestre, io ho il pavimento tutto sfondato in bagno. Io il water ce l'ho persino con un crick, c'ho una tavola sotto perché si è sfondato, c'ho una tavola e ce l'ho tenuto con un crick, il water. E questo è l'unico servizio che avete? Sì. E dormite lì dentro? Ma non c'è neanche lo spazio di muoversi? Muffa, no, non sappiamo niente. Pieno di muffa. Topi, abbiamo anche i topi perfino. Andrà a votare lei, signora, tra 2 settimane? Non credo proprio. Non credo proprio. Per me sono tutti uguali. Per me sono tutti uguali. All'inizio sono tutti bravi a promettere quando vogliono il voto. Una volta che si sedono nella poltrona non conoscono più nessuno. Qui c'è una ragazza che ha un bimbo piccolo. Daniela,
faccio un po' di disordine. Proprio stamattina ho buttato tutta la roba che va nell'armadio, è tutta buffa. Quella che vedete appesa è per prendere aria. Cioè, siamo uscita negli armadi? Sì. Una coperta, due, sotto c'è l'altra, più questa, se tu la tocchi è tutta bagnata, guarda. Per l'umidità? Sì. Guarda, ci sono ancora goccioline, non so dicendo. E tu sei qui da 4 anni? 4 anni e mezzo. Non serve a niente che vengano a fare la passerella, vengono a casa a farsi vedere perché vogliono il voto, però aiuti non ce ne danno, noi stiamo vivendo in una casa di plastica. Cioè vengono solo in campagna elettorale? Solo quando ci sono le votazioni. Non si sono mai fatti vedere, solo per quello, perché gli interessa il voto. Devono venire solamente a noi il voto non ci dà né a mangiare, non ci dà neanche un tetto per i nostri figli. Qua possono anche evitare di venire, perché il voto tanto non l'avranno. Fa schifo, cioè questa politica fa schifo. E dalla Sardegna a Parma, banche, investite su di noi, non sulle loro balle. Stefano Cerati di Pali Italia. Voi fate pali per l'illuminazione pubblica, linee elettriche di bassa, media, alta tensione. Cos'è quell'urlo? Stefano. Guardateli bene questi lavoratori. Guardateli bene, questi sono 130 posti di lavoro a rischio. Questi lavoratori non ci stanno, perché contestano il piano industriale dell'azienda. Questi lavoratori sono lavoratori che con la loro fatica, con la loro professionalità, hanno contribuito a costruire un grande gruppo industriale. E le balle quali sono? Che qualcheduno, la loro dirigenza, ha distrutto. La stessa dirigenza è stato affidato il compito di preparare il piano industriale che li vede licenziati tutti. Lo dico perché su questo punto voglio essere molto chiaro. L'azienda sta giocando sporco, sta giocando anche a destabilizzare questi lavoratori da un punto di vista psicologico. Un giorno viene dalle istituzioni e dice che non chiude, il giorno dopo ci chiama, annuncia 114 esuberi su 130 lavoratori e il giorno dopo va sulla stampa dicendo che non chiude. Che tradotto significa allora: noi non chiudiamo ma vi licenziamo tutti, qui siamo all'assurdo. Vergogna. Allora, mi date per piacere la frase che ha detto Enrico Letta, beato lui, e ha detto Enrico Letta nella sua missione in terra araba a proposito della crisi. Lui vede l'uscita dalla crisi, vede finalmente un futuro. Gli accordi nel Golfo sono la migliore risposta al disfattismo imperante in Italia. Poi aveva detto un'altra cosa rispetto a Squinzi, me la fate vedere per piacere? Letta, prima ognuno faccia il suo lavoro, Confindustria aiuti il PIL, Letta cambi passo, si torna a votare. Quindi mi sembra che tante parole, quelle del governo Letta, ma finora fatti pochi. A parte che secondo me la frase vedo la luce in fondo al tunnel porta sfiga. Quella io la abolirei. Esatto. E poi io l'ho abolita da sempre e non l'ho mai pronunciata, ma l'abolirei perché finché anche i primi segni macroeconomici positivi, come dice Saccomanni, non producono lavoro e non producono crescita, altro che, io non vedo ancora il tunnel. Quindi è chiaro che bisogna lavorare insieme. Io spero però che da domani, poi torniamo al piano lavoro, tutte le nostre proposte che vorremmo che il governo Letta facesse subito, spero che anziché questa, polemica assolutamente inutile tra il Presidente del Consiglio e il Presidente di Confindustria, tutti si rendessero conto che ognuno veramente deve fare la sua però parte. Però il Premier è lui. Ognuno deve fare la sua parte. Quindi noi 500 allora, milioni di euro che fanno risultare il 500 milioni di euro, va bene. Cioè, l'arabo proprietario del Paris Saint-Germain, sì. 500 sì. Zamparini, ma hai fatto una 500 missione. Allora, io domani vado a Beirut, dalle due banche, ho un investimento qui in Italia che le banche non finanziano, ma loro forse sì, che creerà 2.000 posti di lavoro nel turismo, per quei soldi che Letta deve portare a casa. 500 milioni? Sì! Ma cosa vuol fare con 500 milioni? Posso dire qualcosa? Cioè, il punto... A livello nazionale! Il punto non sono i 500 milioni, secondo me è stato molto esagerato. Bene che porti 500 milioni a casa, non sono assolutamente risolutivi. Il punto è che noi dobbiamo lavorare per portare molti miliardi di investimenti in Italia, perché l'Italia nel 2012 12 miliardi sono stati gli investimenti esteri in Italia. Lo sa quanto è stato in Spagna, non dico in Germania, in Spagna
37 miliardi di euro. Ma... se gli spagnoli in crisi come noi riescono a farlo, dobbiamo farla anche noi, quindi non possiamo accontentarci di 500 milioni. Gli investimenti esteri sono debito, perché la gente non se lo stampa in testa? Quando noi continuiamo a dire vogliamo gli investimenti esteri, poi quando arrivano si prendono tutte le nostre industrie, tutti i nostri marchi, a un certo punto ci svegliamo da questo sonno e diciamo ma no, ma non si deve fare, non servono gli investimenti esteri, serve riportare competitività nel nostro paese. Quando, io divento matto. Con che soldi? Non con ce ne saranno, certo, finché rimaniamo così è impossibile. Se non ce ne saranno li voglio prendere dove sono. No, ma attenzione. Perché non adesso, è possibile. Adesso chiedo bisogna creare posti di lavoro. Ora lo chiedo ma bisogna creare posti di lavoro dove conviene. Perché io qui divento matto quando vedo come ci siamo ridotti. Non è possibile che una nazione come l'Italia si riduca così. E siamo solo noi, non è che c'è la crisi mondiale. Se noi guardiamo chi cade o chi scende, solo l'Europa del Sud. E guarda caso, uno dice, ma perché solo l'Europa del Sud in tutto il mondo è in questa crisi? Ma non sarà forse che c'entra qualcosa la moneta sbagliata? Non sarà che c'entra qualcosa l'euro? Allora. Non sarà, ma qualcuno non viene il sospetto. Viene il sospetto che se abbiamo una moneta artificialmente forte, una moneta artificialmente forte, si crea matematicamente disoccupazione perché compriamo beni esteri. Voi lo sapete che io sono d'accordo con Claudio, quindi... Allora, possiamo mettere un po'... Io spero che... Che Borghi non facesse questi ragionamenti quando lavorava per Merrill Lynch o Deutsche Bank, perché sennò, attenzione, allora, accusare l'euro della febbre che ha l'Europa è accusare il termometro della febbre. La febbre l'ha causata l'austerity germanocentrica, su cui noi ci siamo sempre scagliati, un'austerity folle, perché è chiaro che se tu vai a aumentare le tasse, ridurre gli investimenti nel momento in cui tu hai la crisi, lo sappiamo dal 29, le aziende licenziano, il disoccupato ha questa caratteristica che non spende, è strano ma non spende disoccupato, e quindi l'economia si avvita. L'euro in sé non c'entra nulla. Secondo aspetto, Borghi, lei mi deve spiegare perché se l'euro è una valuta così brutta, le nostre imprese, quelle che sono presenti sui mercati, hanno fatto un nuovo record di esportazione nel 2013. Allora il problema, non è l'euro in sé, il problema è che se tu ammazzi il consumatore italiano con le tasse, con pseudopatrimoniali chiamate in altro modo, senza trasferimenti agli enti pubblici produttivi, i consumi crollano. Noi non abbiamo un problema a esportare, anzi le nostre imprese, spinte dall'euro nel 2005-2004, si sono posizionate su livelli un po' più alti di prodotto. O lei vuole fare concorrenza alla Cina e all'India, non ce la faremo mai a fare concorrenza alla Cina e all'India. Altra cosa è dire che questa Europa, solo di rigore, da ragionieri di seconda, terza... Lega, senza offesa per i ragionieri, quattro anni che chiediamo una diversa Europa, a Monti prima, Berlusconi e Tremonti non erano credibili, anche perché andavano a sputtanarsi a vicenda a Bruxelles, è poco credibile quando ti sputtani così, ma la parte che riguarda Monti, la parte che riguarda Letta, è quattro anni che si chiede un'altra Europa, e chiudo su questo, io avrei voluto vedere dal Presidente Letta lo stesso tipo di coraggio che ha avuto nei confronti della Confindustria e degli industriali. Domani avremo Squinzi ospite a Radio 24 con Giovanni Minoli, sentiremo se c'è un accordo o meno. Avrei voluto vedere lo stesso tipo di forza di Letta con le banche italiane. Io non ho sentito una parola di Letta contro un sistema bancario che ha preso i soldi da BCE e non li presta alle imprese, mentre Mario Draghi è l'unico che l'ha detto con parole chiare. Due, avrei avuto voglia. La santificazione di Draghi di sentire, mi sembra la santificazione che avevate fatto prima per con Monti. I nostri figli futuri. Due, avrei voluto che Letta, che ha detto di avere le pale d'acciaio, ponesse questo oggetto riproduttivo sul tavolo tedesco, perché per dire onestamente basta. Voglio la risposta, però quello che voglio dire è che quando due anni fa noi dicevamo a Monti stai sbagliando tutto, noi eravamo praticamente i borderline e i pazzi. Dopo due anni arriva benvenuto anche il capo dello Stato. Certo. Svegliato presidente. Ci ha messo 40 anni per capire i fatti d'Ungheria. Va bene. Rispondo molto semplicemente. Noi siamo a record di esportazioni perché gli altri vanno meglio. È molto banale, perché gli altri consumano. Ma ci sarà un merito nelle imprese italiane o no? Allora, mi scusi, le dico molto semplicemente. Se noi esportiamo 10, pur con una moneta che è sbagliata del 20%, perché lei concorderà con me, che se noi domani usciamo dall'euro,
la lira, o la chiamiamola come vogliamo, fiorino, quanto sarà più bassa? Del 20%, del 30% rispetto all'euro? Anche ecco, 40, anche 50. Ma anche me, peggio mi sento. Quindi significa che noi abbiamo una moneta sbagliata di quella percentuale che ha in testa lei, quindi artificialmente troppo quindi forte. Quindi poi i mutui agli quindi italiani, lei, sì, ma, ecco, i tassi di interesse, quello lì va tutto bene. No, allora, però, Borghi, scusate, no, secondo possiamo, me, allora, non è prima. Ma la facciamo la discussione sull'uscita dell'euro? Ma non è possibile ogni volta questa cosa qua delle bugie. Lei è un giornalista economico, non può dire questa cosa dei mutui. I mutui tornano nella valuta normale, sono indicizzati alle Euribor, che è un tasso europeo. Aspetta, Marisoni, altrimenti Zamparini rimane fuori dalla... Voglio quello che è successo. La moneta, mettete quello che volete. Io vorrei parlare di creare posti di lavoro, di cosa ha bisogno l'imprenditore. Glielo dico io. Glielo dico anch'io, che moneta ci vuole. Ah, bisogna rivoluzionare il sistema economico nostro. La globalizzazione, io vengo dal Friuli. Il Friuli è una terra dove era la patria del Triveneto, dove facevano i mobili per tutta l'Europa e il mondo. E il mio paese, vicino a me, c'erano il paese che faceva le sedie per tutto il mondo. La globalizzazione ci ha portato in concorrenza con la Cina, ci ha portato in concorrenza con l'India e sicuramente ci ha spiazzato, e i nostri politici non sono ricorsi a un sistema per rivalutare le nostre aziende, perché noi, quando giro per il mondo, siamo un paese ricco, perché il Made in Italy è voluto da tutti. Tutti vogliono venire a fare le vacanze da noi. Noi abbiamo i migliori prodotti agricoli del mondo, abbiamo perso 8 milioni di posti di lavoro negli ultimi 10 anni in agricoltura. Per colpa dell'euro. Nessuno parla in politica di questo. Se danno a me da fare la rivoluzione economica, lo so, in agricoltura, nel turismo e nel Made in Italy. Però bisogna finanziare queste aziende. I politici non devono parlare di nuove leggi elettorali che non ce ne frega niente. Devono parlare di questo. Io non sento parlare di questo, se no non si risolve la crisi. Non ci finanziano aziende che perdono. Scusa, aspetta, aspettate. Mi fate andare da Mauro Bioccati? Mi fate, scusa, Mauro Bioccati è un imprenditore. Sei d'accordo con quello che dice Zamparini? Sì, io sono d'accordissimo. Io ho dovuto fare delle scelte per la mia azienda e per difendere i miei lavoratori. Cioè, io come imprenditore ho dovuto fare delle scelte contro i politici perché non ho pagato l'IVA, ma ho pagato gli stipendi, perché hanno più diritti i lavoratori a prendere i soldi. E ricordatevi bene, noi imprenditori stiamo svegli anche la notte per trovare le soluzioni, e le soluzioni le abbiamo, ma voi politici non ci chiamate mai per capire quali sono i problemi. E come la gente deve arrivare a fine mese. Io devo vivere con gli stessi soldi del mio dipendente, perché devo capire come vive il mio dipendente, ma voi non lo fate questo. Quando voi capirete che un imprenditore ha la pancia vuota ed è costretto per la sua dignità a uccidersi, perché l'unica dignità che gli resta all'imprenditore è uccidersi, perché ha vergogna di presentarsi dei dipendenti, perché non ha i soldi, perché a volte lo Stato non li paga. E allora, prima di venire in trasmissioni come queste a parlare, a trovare cose, chiamate gli imprenditori come Zamparini, come sottoscritto, che magari fanno 18-20 ore al giorno di lavoro e trovano anche le soluzioni, ve le insegnano quali sono le soluzioni, ma dovete avere le palle per farle le cose. Mauro, chiamate, ha detto una cosa bella, chiamate gli imprenditori così come chiamate i lavoratori. Non mi permetterò mai di lasciare a casa i lavoratori senza stipendio, mai, piuttosto mangio pane e cipolla io, ma loro devono avere lo stipendio. Scusa, parassiti a chi? Parassiti a chi? Ma parassiti a chi? Cos'è? Ma a chi? Ma cosa insulti? Parassiti a chi? Ai politici. Ma quale parassita? Ma quale parassita? Ma quale parassita? Posso rispondere? Posso rispondere? No, perché non va bene così. Non va bene così. Allora, non va bene così, parassiti. Cos'è che hai da dire? Cos'è parassiti? Solo che è una vergogna. Ok, una vergogna. Una vergogna, okay. L'abbiamo sentito, no? L'abbiamo sentito. Però, allora, vengono qui, datemi un microfono, datemi al volo un microfono, dai. Allora, che perché ti voglio dire una cosa. Io non voglio essere maleducato. Allora, aspetta, senti me.
Cioè, a uno possiamo dire. Non sei maleducato. Ho fatto 5 lavori prima di essere eletto, mi dici parassita. Non possiamo dire. E non sei maleducato. Non ma tu lo sai cosa ho fatto io prima di essere eletto? Allora, scusa, non possiamo dire. Prende 30.000 euro. No, perché io sono disoccupato, ok? Sì, okay, ho un bambino di 5 anni. Va bene, va bene. Ho capito, ma come lo mettiamo? L'altro giorno alla Camera gli F-35 lottiamo per un punto di partita IVA, 17 miliardi di euro! Vabbè. Dove sono? Vabbè. E poi il ministro ci dice per missioni di pace, con i cacciabombardieri! Ma smettiamola! Allora, le okay. Pensioni d'oro! Le pensioni d'oro! Allora! Allora, te lo... No, no, ho voluto... Scusi, dottor Pagaroni. No, ma ci mancherebbe. Scusi, l'unica però... cosa che ti dico. Pagaroni, mi scusi. Sì. L'unica cosa che ti dico e che vi dico. Posso parlare? Certo. Ho sempre difeso quei politici che vengono qua in studio a parlare con voi. E quindi insultarli non mi piace. Morta lì, Gozzo. Allora, mi scusa. Gozzo. Allora, è evidente che il problema. Io non sono in totale disaccordo con Borghi, perché Borghi ha questa, diciamo. Ha una visione. Fissa, secondo me, però poi piove euro ladro, non è così, non è piove euro ladro, però il punto, è che il tema vero, è quello, è quello della competitività. No, se pensi che io sia il portavoce della Lega ti sbagli di grosso. Però lo dico, che nemmeno la Lega lo dico che in modo che te lo metti a verbale. Ha detto che lui è con la Lega ho risolto i miei problemi da tempo. Bene. Faccio giornalista come lo fai tu, altrimenti ti dico che sei a soldo di Confindustria. No, dico solo che la Lega stessa ti vede. Aperta e chiusa parentesi. Posso riprendere? Chiusa parentesi, Marigione. Il tema è vero che è quello della competitività, perché noi al momento in Italia, non avendo lavorato per niente sull'innovazione tecnologica, per niente sulla formazione dei lavoratori, noi abbiamo... Dire, posso parlare? Ma mi rispetti un po'. Ma come può dire un impegno? Non serve a niente. Abbiamo, lavoriamo come si deve. Ragazzi. Cioè non valorizziamo il Made in Italy, non valorizziamo i prodotti di qualità, non abbiamo una politica industriale che promuova Made in Italy, nuove tecnologie, banda larga, non abbiamo questo. C'è chi vorrebbe che si lavorasse come i polacchi, alcuni addirittura tagliando i salari, alcuni vorrebbero che lavorasse come i polacchi. Polacchi tagliano i salari, altri come Borghi pagati in sloty, cioè essendo più poveri con una moneta nazionale, e poi vorremmo tra l'altro che pagassimo le tasse come italiani. Allora io ho ascoltato tutti, per favore. Allora, se io per dare 20.000 euro a un lavoratore, per imprenditore italiano, ne spendo 55.000 perché le tasse sul lavoro sono troppo alte e il mio concorrente tedesco per dare 20.000 euro ne spende 40.000, il problema forse è quello di diminuire le tasse su chi produce e aumentarle sulle rendite. Allora, silenzio un attimo, silenzio! Allora, ha dimostrato la grande presunzione che hanno e l'ignoranza. Lui di quello che ha parlato non sa niente. Lo riprenderemo. Allora, questo tema lo riprenderemo. Io penso, Gozzi, che ci sia un problema fondamentale, che la politica continua a non dare delle risposte. I ministri competenti si rifugiano di dare delle risposte, ma se la prima proposta che abbiamo fatto per i dirigenti è il piano lavoro, parlando di diminuzione delle tasse, politica industriale, allora, nuovo sistema di assicurazioni sociali, nuove regole sul lavoro, okay. È evidente. Ne parliamo. Allora, dammi un attimo la telecamera. Allora, siccome a toccare il tema del lavoro, ecco quali sono le reazioni. Per il momento cerchiamo di stemperare un po' tutto, ci facciamo una risata particolare con Saverio Raimondo, ve lo dico, dividerà, spaccherà moltissimo questo servizio, però vale la pena di guardarlo tutto. Siamo a Montecitorio, quartiere malfamato della capitale, una sorta di ghetto che negli anni è diventato la culla italiana dell'hip hop. Queste strade grondano violenza e turpiloquio e i politici esprimono questo degrado. E questo è il Parlamento, il punto di ritrovo dell'underground politico italiano, dove i writers si incontrano per scrivere i decreti legge e dove i parlamentari si sfidano nelle gare di freestyle. E
durante queste battaglie di freestyle non è raro che si passi dalla violenza verbale a quella fisica. Per capire un parlamentare a quale gang appartiene, basta fare il test della banana e tirarne una davanti al Parlamento. Se chi la raccoglie se la ficca in bocca è del PD, se invece la banana se la ficca nel culo è del Movimento 5 Stelle, se invece la banana te la ficca nel culo è di Forza Italia. Fra i parlamentari, come fra i rapper, c'è grande rivalità e sono soliti insultarsi con termini spesso omofobi e sessisti. È il caso del deputato 5 Stelle Massimo De Rosa, che sostanzialmente ha dato alle deputate del PD delle pompinare. Il deputato De Rosa, rivolgendosi alle deputate del PD, ha pronunciato una frase che a me spiace ripetere. Le donne del PD sono arrivate qui soltanto perché capaci di fare pompini. Io, cittadina Paola Carinelli, io intanto volevo ringraziare voi del Movimento 5 Stelle per aver sdoganato la parola pompini in prima serata. Anche nei talk show, lo dico io, 5 anni fa in Rai non potevo dire capezzoli, adesso invece posso dire pompini, io vi ringrazio, davvero. Ma non c'è da scandalizzarsi per il linguaggio dei nostri politici, quella non è volgarità, è slang parlamentare. Il cittadino De Rosa, il Movimento 5 Stelle, ha detto alle donne del PD siete brave solo a fare i pompini. Punto 1, ma chi ne sa? Punto 2, sarà vero? Intendo scoprirlo. Ecco un attivista 5 Stelle che fa un pompino. Non è proprio capace, piuttosto mi levo due costole e me lo faccio da solo. Ed ecco invece il pompino di una deputata del PD. Cazzo, è fantastica, non c'è paragone. Giuditta Pini, lei è un esponente del PD. Ebbene sì. E ha twittato su Twitter in risposta all'onorevole De Rosa del Movimento 5 Stelle che lei ha preso 7100 preferenze alle ultime elezioni e ancora le fanno male le mascelle. Eh sì, eh. Quindi è vero. Complimenti, perché insomma 7100 veramente, cioè io sono davvero ammirato. Onorevole Rotta, lei è un esponente del PD, giusto? Un esponente del PD. Oh, il cittadino De Rosa, dei 5 Stelle, il cittadino Bocca De Rosa, possiamo dire, ha detto che voi donne del PD siete brave solo a fare i pompini. Prima di tutto, che ne sa? Lo dobbiamo chiedere a De Rosa. No, non per fare l'avvocato del diavolo, però almeno De Rosa ha detto che li fate bene. Cioè, era peggio se ci ha detto siete bravi solo, cioè ha detto che siete bravi, comunque ha ammesso, ha trovato una qualità, è già un passo avanti, diciamo, nel dialogo col Movimento 5 Stelle. Quel giorno in Parlamento sono volati anche altri insulti come mafiosi e fascisti, che è anche peggio che pompinare. Cioè, essere un mafioso è peggio di fare i pompini, no? Se a me mi dicessero tu fai quello che fai soltanto perché hai un cazzo enorme, cioè io non mi offenderei più di tanto. Cioè, a te non te lo direbbero come un'offesa, cioè non te lo direbbero in modo dispregiativo. Invece alle donne o a una ragazza o anche se ti dovessero offendere a te, direbbero che sei un figlio di... puttana. Esatto, non che tuo padre ha fatto qualcos'altro. Sto facendo un'inchiesta su questa cosa e quindi siccome non mi fido del Movimento 5 Stelle vorrei verificare, non so se, eccoci appunto, non so se, non sono non il tuo tipo. Siamo in campagna elettorale. Siccome però se hai detto questa cosa io volevo verificare se è vero, non so se... vogliamo, lei che fa stasera? Che sono... Io sto qui stasera, siamo qui a votare la fiducia. Ah, la fiducia. Fiducia, però la fiducia con la prassi parlamentare. La vecchia scusa. Si fida della fiducia. Guardi, la scusa della fiducia è come quella del mal di testa. Ed ecco il protagonista dello scandalo. È per quel pompino, vero? Il cittadino 5 Stelle Massimo De Rosa, accompagnato da Rocco Casalino. No, io non ci sono. Ah, non ci sei? Io devo andare in onda, no. Why not? Non c'entro io, no. Ah. Io vorrei sapere lei come lo sa che le deputate del PD sono brave a fare i pompini, lo diciamo. No, aspetta. No, fermi dove. Rocco Casalino mi porta via De Rosa, scosso dal fatto che io abbia usato il termine pompino. Ma che adesso la parola pompino urta anche la sensibilità dei 5 Stelle? Posso dire una cosa? Lungi da me l'essere sessista, anche perché se sono qui è soltanto perché sono capace a leccare la fica. Ma la cosa che più mi ha colpito in questi giorni è che se tu dai a una deputata della pompinara, quella giustamente ti querela. Mentre se a un deputato gli dai del fascista o del mafioso, non succede niente. Ehi, da quando le pompinare sono diventate peggio dei mafiosi e dei fascisti? Voglio dire, i mafiosi e i fascisti non fanno proprio niente di buono, non fanno neanche i pompini. Lo sapete perché in Italia la parola pompino offende e spaventa, come avete visto, molto di più di fascista o mafioso? Perché aveva ragione Lenny Bruce. E cioè che è la repressione di una parola, quella che le dà violenza, forza, malvagità. E allora, per sconfiggere il sessismo verbale in Italia, dobbiamo togliere violenza alle parole e per farlo dobbiamo smettere di reprimerle
e dirle, ripeterle, cioè dobbiamo fare proprio come ha fatto l'onorevole Moretti del PD l'altra sera a 8:30, cioè dire la parola Pompini. Fatelo anche voi, ripetetelo assieme a me da casa, Pompino, 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 Pompini. Sentite, a forza di ripeterlo, la parola comincia a diventare normale, Pompino, Pompino, Pompini. Non è più violenta né offensiva, Pompini, Pompino, Pompino, Pompini. Diventa una parola normale, come mamma, casa, mafioso, fascista, Pompini, Pompino, Pompino. Perché è solo così, ripetendole, Pompini, dicendole che le parole smettono di essere violente. Pompini. Squirt! Vi abbiamo raccontato sempre tante storie drammatiche, particolari, bizzarre. Adesso sentite questa, ce la racconta Alessio Lasta e ha a che fare con il fisco e le banche. Questa storia incomincia qui, in questo casolare, alle porte di Pordenone. Daniele è un imprenditore e ha una ditta di trasporti. Vende un furgone a un altro imprenditore di Bari, ma quest'ultimo è un truffatore ed emette fatture false per milioni di euro. Molti anni dopo quella vendita, la Guardia di Finanza di Pordenone arriva qui, a casa di Daniele. Vanno sopra, sotto, aprono cassetti dappertutto, non trovano nulla, fino a quando è emerso un plico così di fatture. E invece sono vicini ai 3 milioni di euro. Tutte false? Sì, sì. Non c'era mai il suo nome? No. Mai? No. Cioè praticamente le contestavano 3 milioni di euro di fatture e lei non sapeva neanche da dove arrivassero? No, non sapevo, no. Non era la mia l'azienda, come posso saperlo? Finanzieri chiedono conto a Daniele di fatture milionarie intestate a una fantomatica società, la GD Service. Una società che non esiste perché creata ad arte dall'imprenditore barese. Ma i finanzieri ritengono invece che il titolare della GD Service sia proprio Daniele e li contestano fatture false e l'evasione dell'IVA per milioni di euro. La Procura della Repubblica, senza dire niente, senza nessuna comunicazione, trasmette tutto all'Agenzia delle Entrate. E che Italia mi manda cartelle esattoriali per 3.147.000. Io oggi come oggi posso solo considerarmi, come piace essere definiti oggi, gli invisibili. Ma oltre alle cartelle di Equitalia, Daniele Giorgino deve affrontare il processo penale per false fatturazioni. Da 4 capi di accusa mi assolvono ai primi 3, cioè quelle delle false fatturazioni, in quanto il fatto non sussiste. Quindi lei non era il colpevole di quelle fatture? Il fatto non sussiste, a casa mia significa che non esiste il fatto. Però in contemporanea vengo condannato per aver distrutto, secondo loro, le stesse scritture contabili di cui non esiste il fatto. Dunque questo è il vero paradosso di questa storia. Daniele viene assolto perché il fatto non sussiste, dunque per la giustizia italiana non è stato lui l'autore di quelle false fatture, ma viene condannato a 6 mesi di carcere per aver distrutto quelle fatture che non costituivano reato. Nel frattempo Daniele perde tutto, l'azienda, il lavoro, la casa. Credo di aver passato 10 anni di una vita infernale. Non mi interessa più niente, possono venire a fare quello che vogliono, non mi interessa assolutamente niente, solo qua dentro non si entra. La sua casa, la casa dei suoi genitori. E lei avrà tentato di parlare con Equitalia? Mi propongono 10.000 euro al mese per 36 anni. 10.000 euro al mese? Sì. 10.000. Eh sì, qui non è più finita. E non finirà mai. All'Agenzia delle Entrate di Pordenone i funzionari che hanno seguito il caso non possono parlare. Lei è la diretta interessata, conosce il fatto? Cosa vuole che le dica? Io eseguo, sono un esecutivo, è brutto da dire, però sì, se ho queste disposizioni. La storia del signor Giorgino la conosce? Certo, la conosco. Cioè non è che se viene qua noi lo mandiamo fuori a carcere. Sì. Scusi, voi sapevate che lui è stato assolto? No. Cioè non sapevate che è stato assolto? No, io non mi sento di dire, non mi ricordo adesso. L'Agenzia delle Entrate ci manda una nota. Si dice che in buona parte il debito di Daniele Giorgino è derivato dalla vicenda per cui è stato assolto, ma anche da 15 anni di sistematica omissione della dichiarazione dei redditi. Chiamiamo allora l'Agenzia delle Entrate. Non dobbiamo presentare in previsione le carte. L'amministrazione dello Stato, fino a prova contraria, dice il vero. Torniamo allora alla casa di Daniele, da dove eravamo partiti.
dal 98 al 2013 lei avrebbe omesso sistematicamente di presentare la dichiarazione fiscale della sua attività, è così o no? Io non avevo nessuna attività dal 2000 in poi, avevo una partita io, ma se non potevo lavorare che mi hanno bloccato tutto, che cosa lavoravo io? Ho fatto qualche lavoro saltuario, ma proprio lo stretto indispensabile per sopravvivere. E non l'ha dichiarato questo? Non l'ho dichiarato, no, non bastava neanche per me, cosa devo dichiarare? Se non avessi avuto i genitori sarei andato sotto un ponte, cosa dovevo fare? Vogliamo sapere se questi 3 milioni sono generati da una vicenda dove il fatto non sussiste e perciò il signor Giorgino è stato assolto, o da cosa sono generati? Perché sei stato assolto? Perché sei stato assolto non c'è debito. Se la responsabilità fiscale origina da responsabilità penale, è chiaro che una sentenza assolutoria deve necessariamente comportare, ma lo ripeto per la terza volta, necessariamente una revisione anche del contenzioso tributario. La giustizia opera in un modo, l'amministrazione opera in un'altra. Un tribunale e una corte d'appello ha accertato che questi reati non sono stati commessi, sicché se il reato non è commesso non v'è evasione e se non v'è evasione non v'è credito d'imposta. Ancora Paolo Barnard, ciao Paolo. Ritorniamo sul discorso delle banche, riprendiamo il filo che avevamo lasciato in sospeso. Sì, io vorrei veramente rivolgere un appello a imprenditori e famiglie di seguirci in questi pochi secondi, perché capire queste cose è assolutamente fondamentale. Allora, partiamo da come funziona una banca, 30 secondi, meno di 30 secondi. Una banca ha negli attivi i prestiti e i mutui che emette. Non sono una passività della banca, sono l'attivo della banca. E la passività della banca sono i conti correnti che apre quando presta questi soldi. Allora, è sufficiente per una banca avere un 2 o 3% dei prestiti e dei mutui che emette insolventi per entrare tecnicamente in stato di crisi, per rischiare di portare il libro in tribunale. Ora, voglio dire alle famiglie, agli imprenditori, che in Italia abbiamo una situazione bancaria delle grandi banche, ma soprattutto delle piccole e medie banche, che è assolutamente catastrofica. Intesa e Unicredit hanno, invece che un 2-3% di prestiti a rischio, hanno il 14-15%. Le piccole e medie banche italiane sono messe anche peggio, perché non riescono neanche a mettere da parte abbastanza capitale per coprire i buchi. Ora, voi sapete che nel 2014 la BCE di Mario Draghi farà un esame, un test di queste banche. Rischiano di risultare insolventi e fallite tutte le maggiori banche italiane e alcune delle minori. Allora, se non capiamo che l'impossibilità della banca oggi di emettere liquidità per le famiglie e per le imprese è dovuto a questi meccanismi, che derivano dalla crisi finanziaria, ma che derivano soprattutto dalla presenza dell'Italia nell'eurozona. Perché possiamo vedere il grafico dei mutui e dei prestiti, che ecco, la vedete quella linea rossa che schizza in alto dal 2008? Questi sono tutti prestiti e mutui insolventi di famiglie e aziende italiane. Questa roba che va a colpire i capitali delle banche, le banche smettono di prestare, questa roba è dovuta all'eurozona. È dovuta all'eurozona, perché quando avevamo la lira non c'erano problemi di insolvenza, come si vede dal grafico molto bene, della gravità che abbiamo avuto dopo la crisi finanziaria, quando l'Italia era nell'euro. Cioè, ora, la lira, per dire, moneta sovrana. Moneta sovrana, perché cioè, non esiste. Il problema è sempre quello. Perché non esiste crisi finanziaria sufficientemente severa per cui una spesa a deficit dello Stato non possa rimediare ai buchi di famiglie e aziende. Allora, se gli imprenditori devono assolutamente capire questo, perché sennò non se ne esce, inutile strillare a Roma, inutile strillare da Saccomanni. E adesso, che comunque non fa male. Che comunque non fa male, ma è totalmente inutile. Allora, concludo anticipando una cosa che dal mio punto di vista è di una gravità immensa. Sappiamo tutti che la crisi finanziaria che ha fatto esplodere il pianeta è venuta dall'America, dove le banche prendevano dei mutui, dei prestiti a rischio, insolventi, li impacchettavano in prodotti finanziari, mandavano i ragazzotti con la cravatta a casa delle famiglie, certo, a dire: importante. Signor pensionato, signor risparmiatore, investa qua, perché così Verdaghi farà dei soldi. Questa si chiamava la securitization,
cioè prendere una banca, prende i propri prestiti che sono a rischio o che sono addirittura insolventi, li impacchetta, li vende e buonasera, poi ci va a soffrire la famiglia o l'impresa o il comune o l'amministrazione che le compra. Bene, annuncio che questo fatto sta ripartendo in Italia pari pari, identico, con l'incoraggiamento dalla Banca d'Italia di Visco. Unicredit ha già venduto a dei fondi speculativi, hedge funds, uno è il Mariner, una quantità di 900 milioni di questi prestiti a rischio, li ha già scaricati e sono già stati impacchettati e arriveranno nelle case degli italiani. L'Italia sarà il tema principale. L'Italia sta ripetendo, è un altro fondo a cui l'hanno venduto speculativo tremendo, è il Cerebrus, fondo americano, Cerebrus Investment. Ora stanno ripetendo lo stesso meccanismo che ha portato all'esplosione della crisi finanziaria mondiale. Lo sta facendo Unicredit in Italia con l'incoraggiamento della Banca d'Italia. Caro governatore Visco. Allora, un applauso, e sulla scia di questo applauso vi riporto alle nefandezze, alle bassezze italiane, perché un pilota aereo ci racconta che cosa c'è dietro i voli di Stato. Ultimamente è stato il caso della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che per andare ai funerali di Mandela ha caricato su un volo di Stato 6 persone dello staff e il compagno. Ben più grave fu il caso del generale della Guardia di Finanza Roberto Speciale, che qualche anno fa addirittura aveva utilizzato un volo di Stato per imbarcare delle spigole. Casi isolati oppure no? In teoria un politico può utilizzare un volo di Stato oppure di un corpo militare di Stato, per esempio corpo forestale, guardia di finanza, carabinieri, polizia, per scopi istituzionali oppure per gravi emergenze. Ma sentite cosa ci racconta questo pilota di un corpo militare di Stato. Ha assistito diverse volte a voli in cui erano trasportati politici o personalità pubbliche di dubbia legittimità. Per semplice comodità personale. Per semplice comodità personale. Perché magari era più veloce, più personalizzato il volo, più pratico, non c'è attesa da fare, non c'è controlli da fare, si può imbarcare al proprio seguito oltre che la personalità stessa, familiari, parenti, amici e così via. Questo è frequente? Diciamo che è una prassi piuttosto consolidata. Ma quali sarebbero questi scopi illegittimi di cui parla questo pilota? Beh, se consideriamo le sagre, i congiungimenti familiari, le comunità varie, le località diciamo turistiche, sicuramente quelle non sono dubbie, ma sono certezza che comunque non siano compiti istituzionali. Se lei ha mai portato una personalità pubblica o politica trasportato da una città all'altra semplicemente perché si doveva ricongiungere appunto con i familiari oppure per andare a una sagra? Innumerevoli volte, per motivi più disperati. Voglio fare un volo nella zona che mi piace. Voglio fare un giro? Sì, c'è stato qualcuno addirittura che è stato presidente di regione, che ha usato questi mezzi per vendere parte del suo territorio controllato a questi immobiliari di grosso calibro. Ovviamente il presidente del giorno non ci dirà mai via, vero? Ma lo si può scoprire indagando. Sì, aveva pensato bene di usare i mezzi dello Stato per portarsi a bordo privati imprenditori per poter vendersi quelle zone che poi lui avrebbe comunque posto, sulle quali avrebbe posto i divieti, quindi avrebbero aumentato speculando sul valore immobiliare. Posso chiederle più o meno quanti politici avrà portato? Un centinaio, legittimi penso un 5%. Quindi diciamo sì, un 95 erano un peso disinvolto, diciamo così, improprio del volo di Stato. Molto disinvolto. Durante alcuni di questi voli ovviamente al pilota capita di ascoltare alcune conversazioni. Non mi è mai capitato che nessuno mi sia di ascoltare da parte di nessuno di loro che si parlasse di un interesse collettivo, della serie comunque tutto quanto sempre all'insegna di a questo che gli diamo, questo che ci dà, quanti voti ci porta, quanti voti ci dà, ma quello che a parte gli possiamo dare, sempre per un discorso solo ed esclusivamente privato, interesse personale. Vogliamo dire
Quanto costa un'ora di volo di un corpo militare di Stato, in media, insomma? Dipende dal velivolo. Diciamo che partiamo da un minimo di 1.800 euro l'ora a 12.000 euro. Cifra altissima, soldi sottratti alle emergenze, considerato che alcuni corpi di Stato militari non hanno neanche i soldi per la benzina delle automobili. Ma questo pilota ci racconta anche che su molti voli vengono imbarcati anche amici e parenti dei politici. Come si fa a giustificare ufficialmente la presenza di magari dei familiari di un politico su un volo militare di Stato? Nello scopo del volo ci si mette magari addestramento. Semplicemente con la parola addestramento si dice che non si è distratto quel mezzo e quell'equipaggio ai compiti istituzionali, perché comunque quell'equipaggio aveva bisogno di fare addestramento. Mi è capitato molte volte di leggere volo di addestramento, non so se li faceva direttamente lei, però insomma di leggere questa giustificazione quando effettivamente, diciamo, la presenza non era legittimata. Li ho fatti io, li hanno fatti gli altri ed è una cosa, ed è una conseguenza. Lei ha mai detto, non so, ai suoi capi, a qualcuno? Ma... sempre. Ma come giustifichiamo questa roba qui? No, no, non bisogna giustificarlo ai capi, specialmente se sono militari. I superiori possono dire tranquillamente che il subalterno non ha il diritto di replica, punto. La politica di tutti i colori, diciamo, utilizza in maniera disinvolta questi voli dei corpi militari di Stato? Sono tutti uguali, nessuno escluso. Diciamo che sono un po' uno peggio dell'altro. Onorevoli, ministri, sindaci, comune, provincia, regione, Stato. Le è mai capitato, non so, di trasportare qualcuno che doveva andare a un convegno politico, nel senso a un'amministrazione di partito? Sì, sì, anche dalla finanziaria. Qualcuno ha preso un volo di Stato militare per andare dall'amante? Sì. Solamente per andare dall'amante, cioè non c'era nient'altro, non doveva fare un incontro politico, non doveva... Assolutamente. Solamente per andare dall'amante? Assolutamente. È una persona importante. È una persona. Ce ne sono state diverse, non solo una. Molte di queste persone che lei, diciamo, ha portato, o di cui ha sentito magari tramite i suoi colleghi, molte di queste persone sono tuttora in politica? Ce ne sono ancora molte in politica, sì. Le posso chiedere se lei si è mai sentito una specie di tassista? Qualche volta sì. Nella politica? Qualche volta sì. E dopo aver ascoltato queste cose ci manca soltanto di sentire, per esempio, Pravettori. Ciao Italia! Un applauso! Un applauso a Carcarlo Pravettori! Come andiamo? Caro dottor Paragone, stasera non va molto bene. Non va, no, non va molto bene? No. Ho una brutta tosse. Ah, peccato. Sa, a forza di fare pompini, no, per entrare in Parlamento. No, anche lei, no. No, no, non iniziamo. La prego, abbiamo già dato Pravettori. Come vuole, come vuole. Poi, tra l'altro, non è neanche in Parlamento, quindi... Appunto, è stato tutto fiato, sprecato! Ah, ecco perché sta male, vabbè. La smettiamo... Quindi... È una vergogna! È una vergogna per che cosa? Questa settimana, caro dottore, questa settimana ho una grande proposta per salvare la mia Italia! Addirittura, cosa sarebbe? Quale sarebbe? Dobbiamo esportare le grandi eccellenze italiane! Oh, su questo sono d'accordo, per esempio... La corruzione, cos'altro? Evviva! Ma che evviva? Grande progetto! Ma pare che c'è ben poco da fare i fighi sulla corruzione. In Italia, avete sentito, la corruzione vale 60 miliardi di euro! Ha sentito che abbiamo anche corretto questa cosa? Siamo leader in Europa, ma che corretto è corretto! Corruzione, il trionfo del Made in Italy! Ma... Noi produciamo illegalità di prim'ordine e in quantità massiccia! Beh, certo, ne tangente sana, tangente italiana! Applauso! Evviva! Ne vada pure fiero, Pravettori! Certamente! Eccellenza italiana!
a parte che c'è questo rapporto europeo, l'abbiamo anche un po' contestato, l'abbiamo riportato alle giuste dimensioni, però l'evasione c'è, mio caro. Ma cosa vuole contestare? Cosa vuole contestare? Lei sminuisce sempre i nostri grandi successi. Ma che di grandi lei successi? Lei è un disfattista, dottor Paragone. Ma va. Lei vuole cancellare le grandi tradizioni italiane. Noi siamo in grado di insegnare al mondo intero l'antica e nobile arte di inchiappettare allegramente il prossimo. Andiamone pure fieri, promettori, mi raccomando. E qui dobbiamo muoverci, dobbiamo organizzare dei corsi di formazione per corrotti. Ma che corsi di formazione per corrotti? Ho qua l'elenco delle materie. Ma va per questo. Dalle 10 alle 11 teoria e pratica della mazzetta. Salute. Dalle 11 a mezzogiorno storia delle tangenti. Eh? Nel pomeriggio un'ora di aggiottaggio e un'ora di falso in bilancio. Beh, giusto per fare un po' di pratica, promettore. Grande idea! Le assicuro che gli insegnanti esperti in queste materie qui in Italia non ci mancano di certo. Certo! È vero? Certo. Magari c'è anche lei di mezzo. E soprattutto io, caro dottore. Lei è il preside, ma magari. Esportare le eccellenze italiane. Sì, va bene. Prendiamo ad esempio dal mio amico. Prendiamo esempio dal mio amico Marchionne. Buono quello. Pensi che ora la Fiat ha sedi in 3 paesi. Certo. Italia, Inghilterra e Olanda. Così possono licenziare in 3 lingue. No, mi sa che licenziano. Siamo internazionali. Internazionale un corno, mi sa che licenziano solo in Italia. E non solo Marchionne, Certo. Anche Letta esporta le eccellenze italiane. Sì? Certo. È andato in Qatar per vendere all'Italia agli arabi. Bravo! Solo. Sì. Sì, da oggi si viaggerà col tappeto volante. Però, ho detto io, mi faccia però dire una cosa. Questo emiro che ha incontrato Letta. Sì. Guardi la foto, guardiamola insieme. Guardiamola. Ha le ciabatte ai piedi, le ciabatte! Ora dico io, vuoi spendere 500 milioni per investire in Italia? E non hai 50 euro per comprarti un paio di scarpe. Peccente! Creiamo subito una crisi diplomatica. Vabbè, cambiamo argomento, altrimenti sì. Poi gli affari vanno a monte. Volentieri. Cosa mi dice di Casini? È contento del ritorno a casa? Io so che lei, Paragone, parla sempre male del mio amico Casini. Direi che non ne ha azzeccata una. Basta! Un po' di rispetto per i defunti. Vabbè, certo. Del resto si sa che Silvio ama raccattare gente dalla strada qua e là. Vabbè. Poi è andato via Alfano, un posto libero nella cuccia c'è di sicuro. No. Mi sa che tornano tutti. Ben venga Casini. Tornano tutti, promettori. Ah, sì. Poi, se torna Casini da Silvio, manca solo Renzi e quelli di destra sono tutti con noi! Certo! Senta, comunque Casini e Berlusconi se ne sono dette di ogni colore. Beh, sì, ma non si sono lasciati poi così male. Oddio. No, d'accordo, Casini ha rigato la macchina di Silvio. Silvio ha cagato sulle rose di Casini. Salute. Ma sono scambi di cortesie certo. Tra amici. Tanto, ma anche io spesso cago sulle rose di Casini. Certo. Agricoltura biologica. Certo. Ti faccio un favore. Tanto ormai ne sentiamo di ogni, quindi addirittura. Ha visto che D'Ambrosio ha tirato uno schiaffo alla militante del 5 Stelle? Sì. D'Ambrosio. D'Ambrosio, sì. Quello di Sberla Civica. Sberla Civica. Ma sono gesti affettuosi. Sì. Tra politici ci salutiamo così. Sì. Io penso, quando io vado in Parlamento e vedo Gasparri, gli tiro sempre un bel calcio nelle palle. Ma tu guarda. Così per simpatia. Quando uno è simpatico. Diffonde il buon umore, come va? Pau! Ale! Sì. Ecco, mi auguro di non incontrarla dopo. Comunque, devo dire che qui. Sì. Si sta esagerando. Ah sì? Pensi che uno dei 5 Stelle ha accusato Casaleggio di fare il lavaggio del cervello ai parlamentari grillini? Sì, è vero, l'ha detto. È una evidente bugia, dottore. Casaleggio ha provato a lavare il cervello ai parlamentari grillini, ma non gliel'ha trovato! Applausone! Ma piazza, Promettori! Evviva! Un applauso a Carcarlo Promettori, Paolo Endel! E noi ci vediamo tra pochissimo con gli ultimi fuochi!
d'artificio. Ringrazio il Fatto Quotidiano che ha pubblicato questa grafica e ci ha reso le cose più facili, in modo che adesso nessuno può dire: beh, non lo sapevamo. A proposito di sapere le cose, ora anche Napolitano finalmente sa che con le politiche di austerity non si va da nessuna parte. Certo, le politiche di austerity sono state il perno però dei suoi governi Monti e Letta. Beh, finalmente ha aperto gli occhi, ci ha messo un po' di tempo, ci avrà messo quei 2 anni per capire proprio che con queste politiche non si andava da nessuna parte, anzi provocavano povertà e scontentezza. Ci ha messo un po'. Diciamo che si sta tarando sui tempi giusti, perché ci avrà messo quasi 40 anni, forse qualcosa in più, per capire che i carri armati sovietici erano dalla parte del torto e il popolo ungherese invece era dalla parte della ragione. Diciamo che qui ci ha messo molto meno tempo per capire cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Diciamo così, coraggio Presidente, la strada è buona e lei sta anche migliorando. Diciamo che forse magari fra qualche mese anche lei si accorgerà che ha agito un po' forzando sia sul piano politico che sul piano istituzionale, magari tra qualche mese lo riconoscerà, però non ho voglia di arrabbiarmi oltre. Siccome non ho voglia di arrabbiarmi oltre, voglio che la rabbia si trasformi in qualcosa di diverso, e per questo voglio salutare Don Matteo Galloni. Ciao Don. Buonasera a tutti, buonasera. Don Matteo Galloni è un sacerdote speciale, perché con la sua comunità Amore e Libertà si occupa di aiutare i bambini e le famiglie povere sia in Italia che in Congo. Don, vogliamo citare Don Milani che diceva: la parola è la chiave giusta per aprire ogni porta. Certo, non devono più esistere bambini sulla strada, bambini e bambine violentate, bambini che non possono studiare. Noi siamo qui per lottare e per creare i posti di studio per i bambini. Noi abbiamo salvato centinaia di bambini, e anche voi siamo lo qui per rompere fare. Col 45507 un sms da casa o il telefono fisso, sempre 45507, possiamo rompere la gabbia della povertà e diamo una spazio a questi bambini. Diamo spazio, diamo dignità, perché senza lavoro non c'è dignità, l'abbiamo ripetuto più volte, vero Don? Sì, noi siamo contro l'assistenzialismo. In Africa abbiamo già creato 100 posti di lavoro, si lavora il terreno, si lavora nella scuola, ci vuole la dignità del lavoro. È vero, in Italia c'è ancora tanta crisi, ma un sms, 2 euro, un sms al 45507, inquadriamolo bene. Però Don, si può fare anche qualcosa in più oltre ma a donare. Certo, si io... può donare il proprio tempo. E io, ci sono tanti volontari che guardano la trasmissione e dicono: non solo il 45507, venite in Congo, c'è da lavorare, c'è da aiutare. Tanti hanno visto le trasmissioni e sono in Africa. Ogni anno vado 4 volte e porto 4 volontari. Un piccolo gesto
45507, un raggio di luce a questi bambini, e si vince con l'amore, vinciamo la rabbia e facciamo dei gesti d'amore. Grazie Don. Un applauso a Don Matteo e a tutti i ragazzi che fanno parte della sua comunità. Un saluto e un ringraziamento a tutti i lavoratori le cui storie abbiamo voluto raccontare ancora una volta stasera. E diciamo anche, è un ringraziamento ma anche a quei politici che hanno il coraggio di affrontare questa pancia del paese, che ha voglia di guardare in faccia e di dire in faccia ai politici che cosa anche non funziona. La politica si fa anche attraverso questo confronto serrato. Un ringraziamento alla scassa casta e un saluto a Vito, che giusto poche ore fa è diventato papà. Un saluto Vito, a Laura e a Fabiola. Buonanotte, ci vediamo mercoledì prossimo.